Signore e signori, bentrovati, bentrovati Bolaffi, trasmissione dedicata all'invito al collezionismo, quindi numismatica in questo caso, però con tante diverse possibilità anche a livello di prezzo. Ricordino sempre che siamo in diretta, quindi insieme fino alle ore 20 e potrete utilizzare il telefono anche per le vostre diverse richieste, valutazioni, informazioni relative al mondo Bolaffi. Con voi Alessandro Giulia, ma vedete sì me, ma in questo caso rappresento tutta quanta l'azienda Bolaffi con tutti i suoi consulenti, diversi funzionari, chi ha aiutato per la realizzazione di questa trasmissione, il centralino, vera e propria voce tra noi e voi, soprattutto tra voi e noi, cappeggiato oggi da Cristina, che salutiamo Federico in telecamera e abbiamo in regia eh, il nostro Enrico. Una trasmissione ricca eh, di eh, testimonianze storiche, quindi muoveremo in diversi momenti storici per insieme poter vedere, valutare e considerare le nostre proposte Importante sempre la possibilità di pagamento dilazionato nel tempo e quindi eh, un pagamento che permette di eh, considerare anche a livello di bene rifugio di investimento ma anche con piccolissime cifre che potrete spalmare eh, in mesi e mesi. Per approfondimenti chiamate pure il nostro centralino ma soprattutto verrete poi ricontattati in caso di questa esigenza eh, da chi, dal nostro ufficio che è proprio... Eh, potrà darvi le indicazioni migliori per poter trovare la soluzione ideale alle vostre scelte e anche ai vostri termini di pagamento questo indipendentemente veramente dalla, dalla grandezza o dall'importanza o dal prezzo diciamo della moneta che andremo a vedere importanza in realtà le andiamo tutte quante a valutare con giusta importanza perché anche la moneta meno costosa ha un suo perché ha un suo eh, valore e considerata come tale ha avuto un suo percorso eh, storico, magari anche recente, e ha dei metalli importanti. Eh? Mm, vedremo poi anche in questo caso un riferimento ben specifico a una moneta che è dedicata al, all'unione dei due papi nella canonizzazione. Non anticipiamo troppo i tempi, eh, ma ci sono però delle importanti possibilità legate a quello che è la disponibilità di collezioni. Oggi andremo a leggere degli inediti, le intravedete soltanto sul fianco, quindi Banconoti d'Italia, in realtà è una proposta che portiamo avanti da un po' di tempo con delle successive eh, diciamo, parti che vanno a completare la collezione. E qui abbiamo invece, non visibile ma col blu eh, un qualcosa che ci porta finalmente al mondo dell'antica Grecia, perché è da tanto tempo che chiedete le monete dell'antica Grecia e noi siamo sempre un pochino a dosarle. Eh, alla vostra attenzione, e questo non è certamente per cattiva fede, quanto per la difficoltà di trovare monete di un'epoca così remota in grado di soddisfare anche quei principi di qualità e di apprezzamento visivo che invece merita. Eh, oggi potremo farlo: eh, avremo modo di accontentare alcune chiamate proprio legate a questo specifico mondo. Facciamo una piccola carellata, così andiamo a vedere mh, le nostre proposte. Eh, alcune saranno magari più visibili nella carellata, perché accompagnata dall'immagine dorata, altre, eh, i bronzi, andranno un attimo più indagati eh, con la vicinanza della telecamera. Li abbiamo divise sempre in periodi, eh, che dall'Ottocento muovono verso eh, il Novecento, eh, quindi parliamo del Regno d'Italia. Abbiamo con Settimio Severo, perché avete potuto valutare un'importante ehm, un scelta di monete dedicata eh, a un imperatore romano, ma in realtà alle divinità di Roma, oggi vediamo dei denari in argento, eh, sono sempre le otto divinità, eh, mantengono lo stesso prezzo di quelle che furono confermate la settimana, pochi giorni fa, in realtà proprio nella mia trasmissione ma eh, avremo delle caratteristiche leggermente differenti pur rimanendo nella citazione eh, dell'antica Roma, eh, nella citazione in questo caso di Denari di Settimio Severo, e in quelle che sono poi le divinità che accompagnarono eh, il, mh, come numi tutelari la figura dell'imperatore. Poi eh, abbiamo avvicinato il mondo greco a quello romano una splendida Atena, essendo in bronzo dovremmo indagarla meglio, valutarla meglio più da vicino, e invece eh, una, due importanti, eh, argento, un, un oro e un argento, però adesso la telecamera sta andando un attimo oltre, torni un attimo indietro Federico per favore, perché ancora siamo proprio su questa inquadratura, perfetto, abbiamo un'importante eh, moneta d'oro dell'impero dell romano e un settimio severo, in, eh, in argento che abbiamo però isolato proprio come caratteristiche per poterlo apprezzare eh, nella sua in toto con, le sue specifiche, mm, con il suo specifico rovescio qui ovviamente vediamo il volto dell'imperatore misteriosa l'antica grecia eh, che stiamo vedendo eh, proprio con la moneta di Atena eh, mentre avremo un'offerta che adesso non vi mostro, anzi se vuoi continuare la carellata la vediamo sul rovescio. Continua pure, Federico, pure. Non, Sì, lo so, lo so non, aver non aver paura, usciamo dai soliti schemi, eh? non c'è nulla, dice lui, è vero, ma non devi aver paura del vuoto, l'oro va qui, perché qui avremo una proposta da farvi, è eh, in questo modo che andremo piano piano a girare e che ancora non vi daremo come ingrandimento che è una sorpresissima della nostra trasmissione. Eh, quindi a scapito di dire le monete vanno viste in un certo modo, ce le gustiamo in quella visione parzialmente, ma perché voglio che il pubblico sia pronto magari addirittura a richiederle e a sentire un prezzo per l'antica Grecia che ormai era sepolto nel tempo, eh, cioè irripetibile, mh, da considerare veramente come uno speciale che possiamo centrare su questa nostra trasmissione. Grazie, eh. adesso riportiamo in ordine le nostre monete, l'importante era averle eh, un pochino così, se non nel mistero, nell'inquadratura giusta, però al momento giusto. Abbiamo poi delle novità che riguardano la Spagna. Eh, riguardano addirittura eh, le monete degli abissi, anzi sai, potremmo partire proprio da, da queste considerazioni. Intanto di fronte a voi, benissimo, ancora parliamo di immagini di monete legate all'antica Grecia, quindi oggi la Grecia avrà un suo momento importante e poi lateralmente come eh, seguito della nostra eh, breve carrellata vediamo Esternamente, diciamo a voi. Adesso eh, andiamo a centrare, poi diventeranno centrate non più esternamente. Vediamo le immagini che sono invece dedicate a, ad alcune ulteriori collezioni da suggerire. Nello specifico vediamo dei cofanetti, a parte quell'espositore rosso che troviamo, e nei cofanetti abbiamo nell'ordine un dittico Roma. Eh, ne avevamo alcune, eh, è stato richiesto al nostro pubblico poterle rivedere. Eh, la scelta di queste due è, devo dire impeccabile, ma cioè, proprio come stato di conservazione, ed è il dittico dedicato ad Adriano e a Traiano. Eh, parleremo ovviamente anche di questo, adesso siamo soltanto in un momento di presentazione iniziale. Poi, eh, nell'altro cofanetto invece... Quindi il cofanetto è ovviamente insieme alla moneta, è un piccolo omaggio, ma diventa anche importante per poterlo eh, rappresentare e mostrare. Tra breve andremo poi a inquadrarlo da vicino. Sarà la prima moneta, la prima partenza che voglio darvi proprio nella scoperta di questo chiamato l'argento degli abissi. Eh? E poi sull'espositore rosso invece andiamo a scoprire un dialogo. Che riguarda ancora la, un momento storico che è la Spagna, che per 170 anni ha governato a Milano, eh, quindi vedremo una moneta che risale al 1500, eh, seconda metà del 500 e sulla destra il Fiorino, eh, e quindi Fiorino ci riporta ancora la grande memoria veneziana, due grandi momenti storici, due importanti momenti storici anche di pace e di prosperità comunque perché gli spagnoli a milano furono abbastanza oppressivi però eh, è un dato di fatto che poi si legge nel correre, nello scorrere del tempo furono anche dei momenti che eh, economicamente ebbero il loro forte vantaggio cioè ebbero la loro eh, comunque un certo sviluppo si scoprì successivamente poi va bene nel momento della peste quello sarà poi eh, il, il 1600 quindi ci sarà un momento di caduta ma in quel momento là c'era stata abbastanza una, una presa economica interessante così si legge cos'è senno di poi la storia allora partiamo come ah, attenzione andiamo ti prego Federico ancora a vedere perché l'abbiamo presentata non lo nascondo nel senso che è stata mostrata domenica sera però verso mezzanotte c'è stata un'attenzione uh, un da parte del nostro pubblico anche a casa è un momento storico molto delicato. Eh, sono le monete dedicate al Terzo Reich, quindi le monete che hanno circolato eh, sotto un presidente, anche se poi questo presidente eh, morì abbastanza presto, ma eh, in realtà sono le monete chiamate anche del Führer. Ovviamente in questo termine siamo ben fermi nel mostrare quello che è un documento storico senza nessun tipo di altre attinenze o di. Eh, altra apologia o di negazione ci mancherebbe, quindi eh, è giusto. Si parla di storia, ehm, c'è questa possibilità di valutarla. Vi sono presenti anche due francobolli proprio per fotografare quel momento storico. E dal punto di vista numismatico, comunque, valutare anche quelle che sono, con differenti metalli, le eh, richieste o meglio quello che era la moneta circolante. Allora le vedremo. Poi, tra le mie mani, un bellissimo dono ed è una, un dono perché siamo su una cifra contenutissima, la intravedete adesso, ma è bello poterla anche valutare in questo modo. Eh, C'è una doratura per un nickel dorato, quindi abbiamo eh, in realtà una doratura che non è l'intera moneta d'oro, ma anche perché il prezzo se no sarebbe molto diverso, ed è dedicata al... Um, al momento in cui la canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e di Papa Giovanni eh, Paolo II. Quindi abbiamo l'incontro della canonizzazione, è una moneta che non ha circolato commemorativa ma moneta in quanto emessa dalla Tanzania e dal valore eh, di 100 eh, scellini. Eccola qui, quindi ha il, sia l'emissione che il valore espresso, poi la vedremo magari anche al di là di questa singolare cornice che potrete anche richiedere per questa cornice che un po' brevetto Bolaffi, sia nel bianco che nel nero, sono delle belle possibilità anche per mostrare ed esporre le diverse monete, magari una vetrina o al di sopra di una superficie, non soltanto quindi tenute all'interno di qualche strana confezione. Allora, andiamo subito a vedere la proposta quella Suggestiva, particolare eh, che andiamo a considerare è una moneta d'argento. Pensate, che venne trovata all'interno di un galeone, non si seppe la fine di questo equipaggio: è un galeone che si recava a portare aiuti finanziari ehm, nel momento dell'indipendenza americana. Negli anni 90 venne scoperto il contenuto, alcuni pescatori lanciando le reti trovarono impigliate delle monete spagnole, eh, i veri e propri cercatori di Galeoni questa volta furono i pescatori e hanno questa, eh, trovarono queste monete spagnole. Eh, si risalì ovviamente a questa, ehm, a questa nave. Galeone, in realtà, poi è che ha proprio una sua specifica, che portava, doveva arrivare a San Luis, e doveva portare queste, questi aiuti economici per eh, sponsorizza, sponsorizzare l'indipendenza americana. Sapete bene che gli stati europei, se potevano aiutare qualcuno per abbassare il potere in Europa. Eh, di Francia o in questo caso di Inghilterra, perché eh, la Spagna in questo caso aiutando i coloni americani andava ad abbassare il potere dell'Inghilterra anche sui mari eh, in, in Europa e direi nel mondo, e allora ci fu proprio questo, questo sviluppo così attento, eh, ci fu questa attenzione proprio nel poter sovvenzionare i coloni americani. Allora, attenzione, noi diciamo spesso sulla patina bisogna eh, tenere la patina, conservarla come tale, attenzione perché la moneta che tra poco andremo a vedere o forse stavamo già inquadrando ha una sua consunzione che è un dato di fatto su tutte quelle che appartenevano a questo carico perché sono monete che sono rimaste per due secoli in acqua. Quindi con questa debita valutazione non si cercherà una precisione assoluta, una, una qualità che potrà eh, rasentare, non so, il 60%. Adesso parlo di un valore molto alto per l'epoca stessa. Ma bensì c'è quel fascino, quella patina dell'acqua di mare che Fa perdonare una magari un po' più inferiore lettura a favore della sua bellezza, della sua suggestione, della sua realtà storica. Andiamo a vederla quando volete, perché è importante poterla valutare benissimo. Allora, noi l'abbiamo chiamato come l'argento degli abissi. Eh? L'argento degli abissi. Siamo nel XVIII secolo, e spagnola. Corrisponde al eh, valore eh, di 2 reales. Ricordiamo che poi il reales o reais rimarrà in uso anche eh, in Brasile, rimane in uso anche in Brasile, rimane in uso anche nell'America Latina. L'origine era un'unità di misura di valore espresso che si trovava eh, in Spagna proprio in quel periodo. E appartiene al, sulla moneta eh, si trova la scritta Carolus III dei Grazia, mh, Carlo III mh, per grazia di Dio, Hispania ehm, et in Rex, il re di Spagna delle Indie, mh, seguito dal marchio di Zecca e da valore facciale, quello che vediamo anche sull'altra eh, sull faccia. Attenzione, chi colleziona i dollari? E chi ha uno dei primi dollari americani troverà un'effigie spagnola sui dollari americani. Qui, signori, abbiamo proprio l'anello mancante, o meglio, l'anello di congiunzione fra quella che è l'origine spagnola e quello che sarà poi l'ispirazione del dollaro americano. Qui siamo ancora nel XVIII secolo, quindi nel 1700: la nave era un brigantino militare spagnolo, il Cazador si chiamava era salpato da Veracruz in Messico, che ovviamente era Spagna a tutti gli effetti, per il porto di New Orleans l'11 gennaio 1784 con il suo carico di monete d'argento. Non sappiamo se la tempesta, i pirati che ancora nel 700 solcavano i mari e li solcano ancora oggi in altre latitudini o, o un altro evento fece scomparire senza lasciare traccia. E eh, molti dicono: Ma il triangolo delle Bermuda, no? eh, senza lasciar traccia, e così il suo equipaggio. Nel 1993, che non è molto tempo fa, ecco questo incontro a sud della Louisiana col peschereccio che porta alla luce alcune monete impigliate nella rete da pesca. Nemmeno i cercatori di galeoni erano riusciti a trovarlo. Eh, le monete vengono recuperate, trovano un mercato internazionale anche ed asta e eh, non solo e ne abbiamo alcune da presentarvi. Attenzione però, l'abilità di Bolaffi di acquisirle a un certo prezzo significa poter lavorare bene per il proprio pubblico perché a 100, e eh, attenzione alla richiesta: eh, la, la segnalo eh, proprio con scandendo, anche se già mi sono un attimo eh, proprio sbilanciato. A 139,50 e mi perdonerete i 50 centesimi perché è meglio 139,50 che 140, eh, dove tutto quindi è calibrato per darvi un'ottima opportunità. Potreste confermare alcune di queste monete. Una, certo, alcune sono le disponibilità che abbiamo. Quindi, Carlo III, figura mh, importante: Carlo III di Borbone e di Spagna, eh, guerra di successione austriaca, eh, anche lui in Lombardia, guerra di indipendenza americana. Eh, e poi, insomma, eh, l'esempio che portò alle colonie spagnoli d'America perché c'era proprio la voglia di ritornare a, dare, a prendere potere anche nel, in quello che chiamiamo il Nord America attraverso i coloni americani comunque c'era una sorta di patto no? di alleanza allora 139 e 50 per l'argento e gli abissi sono quelle che troviamo se andate in America Latina ma anche in Spagna le trovate nei musei eh, eh, quelle relative a 700 quelle relative ai grandi imperatori quelle relative al momento storico anche il fascino del mondo dei corsari e dei pirati che arriva alla no, sua propaganda proprio in quest'epoca perché inizia già precedentemente le famose patenti da corsa ma non per la corsa di altro genere ma bensì ehm, la corsa intesa come corsari. Eh, al soldo di altre potenze, portò in gioco eh, veramente delle ricchezze incredibili eh, che potevano naufregare o finire sotto eh, le, le bombarde o quelli che erano i cannoni dell'epoca eh, o gli arembaggi dell'epoca. Quindi, 139-50 è un qualcosa di, da scegliere assolutamente, da cogliere assolutamente al volo. 139,50 per poter dare eh, l'argento la, degli abissi e magari collegare questa moneta a dei momenti storici settecenteschi o addirittura alla presenza eh, che vedremo del 1500 per gli spagnoli in, eh, proprio in, in Milano. Andremo poi a vedere la doppia, eh, altra unità di misura. Ma chi colleziona ad esempio dollari, e ce ne sono, eh, chi ha presente anche il nostro cofanetto dedicato ai diversi dollari, il primo porterà un'effigie analogo, perché sarà l'ispirazione di questa moneta che porterà il dollaro a essere coniato in origine proprio con questa specifica effigie. Riconoscere quasi più che una eh, realtà. Una figura imperiale riconoscere quell'uscita quell dal mondo anglosassone che ha fatto sbilanciare, che ha portato anche con realtà ancora locali. Eh, la stessa Florida, ad esempio, Florida, che dir si voglia, eh, appartengono per più tempo no? proprio al, alla Spagna. Quindi abbiamo una memoria storica di questa bellezza, abbiamo una memoria storica di questa importanza, abbiamo una memoria storica che vi permette, bella misura, tra l'altro. Eh, attenzione, bella misura, bentrovati e benvenuti. Questo è l'oro, no, l'argento, ma è bello come. Eh, com argento degli abissi, così l'abbiamo voluto chiamare. 139 e 50, ripeto, qualche chiamata possibile. Poi, attenzione, procediamo un attimo, andiamo a vedere la doppia di Milano per affinità elettive. Qui abbiamo parlato di Carlo III di Borbone, accanto abbiamo in oro, attenzione, una doppia di Milano e la andiamo a vedere anche in questo caso. E In apertura di trasmissioni, cerchiamo proprio di Volentì. volentieri. Scusate, sì. Allora, le, i due papi, vediamo la doppia di Milano. Cristina, eh, hanno tempo di seguirci ancora un attimo? Perfetto. Allora, vediamo la doppia di Milano e poi andiamo alla richiesta del, della moneta dei due papi, come l'hanno chiesta eh, adesso in, eh, in diretta. Bene, mi fa piacere. Allora, doppia di Milano, eccola qua, protagonista. Allora, eh, per la doppia di Milano dobbiamo parlare appunto della doppia d'oro così definita. Siamo, eh, abbiamo una forbice di eh, coniazione, che va, dal 15, di coniazione di circolazione che va dal 1556 al 1598. Pensate che queste monete vennero poi ancora coniate e utilizzate eh, dal se, 1724 in poi. Eh, in, eh, degli austriaci. In realtà la circolazione di questa moneta durò parecchio, eh, durò parecchio con il cambio poi delle diverse effigi, dei diversi volti. Eh, fu coniata per la prima volta nel 1548 sotto Carlo V. Qui abbiamo l'immagine di Filippo II, quindi eh, l'età che vi ho dato è relativa proprio al regno di Filippo II. 6,5 grammi, 25 mm e doppia sta a indicare praticamente il valore di due scudi. Ma nel tempo diventa proprio una moneta a sé. L'effigie monarca regnante, appunto Filippo II, eh, porta l'immagine eh, Rex, re, re di Spagna, ma anche sul rovescio potremo apprezzare. Eh, lo stemma, attenzione, del ducato Mediolanum, eh, del ducato di Milano, quindi viene riconosciuto anche un momento florido, diciamo, forse abbastanza oppressivo, molto presente, eh, come figura, basta leggere Manzoni. Ma che si ambienta: I Promessi Sposi si ambienta nel, in epoca appena, in secolo appena successivo, ma di lì a poco, con la famosa peste di Milano. Ma in questo momento siamo ancora nel Cinquecento, e comunque Mediolanum viene rappresentata. Mediol, vedete indicato come leggenda, viene rappresentata con questa bella moneta, questa doppia d'oro anche di giusta, di giusta importanza, di giusto valore anche dal punto di vista del collezionismo. E infatti siamo, attenzione, per ehm, questa, eh, questa proposta, questa eh, doppia del Ducato di Milano. In oro a 3600 euro. Bravissimo Enrico, ti ringrazio per vedere per mostrare le effigie che accompagnano l'immagine stessa che troviamo proprio come immagine stessa. Allora, la proposta che eh, vi invito a considerare è eh, il prezzo ve l'ho già indicato, ma andiamo proprio a indicarne anche il numero: è il numero 13, con 3600 euro. Quindi un avvicinamento abbastanza eh, diciamo, eh, legato al mondo spagnolo e alle colonie. Abbiamo visto l'America e qua vediamo invece, eh sì, possiamo anche definire gli effetti colonia, anche se era proprio territorio che, che faceva parte di, un, di quello che veniva ereditato anche in linea dinastica eh, comunque eh, l'aspetto legato invece alla nostra Europa e alla nostra amata Italia eh, perché fino a prova contraria è così poi siamo nell'800, la accarezziamo soltanto perché devo precedere la richiesta che voi mi avete fatto, devo procedere con la richiesta che avete fatto. Abbiamo le 5 giornate, quindi se possiamo un attimo vedere eh, la moneta lì eh, in zona, credo sia eh, l'abbiamo collocata in un punto eh, ben specifico, perfetto. E questa, questa è un inneggiare a quello che poi sarà l'intervento nella prima guerra di indipendenza, perché le cinque giornate di Milano veramente muoveranno verso una coscienza nazionale. è eh. il caso di dirlo oggi si parla di visioni, poi relativamente, poi, però tutto quello che fu, eh, addirittura Dio lo vuole, è l'indicazione che abbiamo visto. Eh, è veramente legata a un intervento che porta ad allontanare le truppe di Radeschi, eh, gli austriaci, eh, almeno per poco tempo, per pochi giorni, in realtà poi divennero pochi mesi, e addirittura ad avere una moneta di questa importanza. È una eh, splendida eh, Italia libera, Italia liberata, ma Italia libera, Dio lo vuole, eh, vedete anche la segno di zecca, bellissima, ne parleremo tra breve. Spero veramente che gli amici, anche di Milano, perché poi non si tratta di essere campanellisti, ma eh, anche di Milano, sapranno apprezzare, eh, scegliere e valutare queste proposte da subito, da adesso, eh, immediatamente, anche facendo delle richieste. Eh, per poterla valutare per primi, anche perché queste monete non giungono assolutamente con facilità a noi. Eh, allora eh, ve la mostro eh, sì, immediatamente: Diamola, vediamola proprio anche sul, sulle due facce, diciamo così, cioè il dritto e il rovescio, e vediamo anche un attimo il valore, addirittura è un doppio Marengo, eh, perché sono 40 lire in oro. Sapete che il Marengo ci porta a 20 lire, visto che abbiamo parlato prima di una doppia d'oro, vi diamo le 40 lire italiane eh, ed è governo provvisorio di Lombardia 1848. Eh, Cristina è un capolavoro. Eh, C'è da chiamare a casa... Da chiamare telefonare a casa per, eh, per dire attenzione cosa stiamo vedendo, cosa vi stiamo offrendo. Va bene? Andiamo per ordine di richiesta. Spero veramente che ci sia eh, possibilità, che abbiate la possibilità di sceglierla eh, qui non è un fatto nostro, è una possibilità di giungere a un doppio marengo adesso che si parla. Che sta diventando un evento eh, la monetazione del Marengo europeo, eh, italiano, a maggior ragione, o quelle che poi sono le sue diverse unità, no? in questo caso il doppio Marengo. Allora, eh, però dobbiamo procedere perché c'è un'attenzione specifica rivolta eh, a una richiesta da parte del nostro pubblico. Eh, io vedo se riesco a presentarvela magari in un modo. Mm, sì. Eh, penso di sì. Allora facciamo una cosa, per un momento eh, mi metto soltanto nelle condizioni di potervi preparare la visione eh, di questa richiesta, eh, vediamo di collocarla se riusciamo nel modo migliore, proviamo perché è grandissima, ha il suo oblo di protezione, potrei ovviamente anche aprirla e speriamo che eh, si possa apprezzare, eh, eh, facciano le debite. Considerazione su quello che è la protezione di questa, eh, di, questa, eh, di questa moneta perché lo è a tutti gli effetti. Eh, lo è a tutti gli effetti. Allora, l'abbiamo un attimo isolata, tolta da questa cornice per poterla apprezzare in toto. Allora, canonizzazione di Giovanni eh, Paolo II e di Papa Giovanni eh, quindi il Papa Buono emessa dalla Tanzania. Eh, ed è eh, con il valore di 100 scellini. La richiesta eh, con una tiratura oltretutto assolutamente controllata eh, e contenuta, moneta che possiamo definire commemorativa del 2014, attenzione, attenzione perché questa la presentiamo dicendo facciamo un regalo nel momento delle ricorrenze, nel momento delle festività, nel momento di quello che può essere qualcosa anche da celebrare. Io sto pensando comunione, cresime, ma perché, no? ma perché no? Allora, il prezzo vi fa dire, guarda, è un dono che Bolaffi fa anche al proprio pubblico: perché a 39 euro, dove le spese, chiaro, vi chiederemo un arrotondamento, cioè una, una cifra contenutissima, correttissima, di spese di spedizione e di consegna. A meno che voi non vogliate, voi non vogliate giungere nei nostri negozi, ritirare nei vostri negozi, dovete ricevere la visita del nostro funzionario. Benvenga, benvenga. Potete chiederci: ma me la può portare? Perché sono, eh, siamo nella, nella condizione di potervi dare. Questa, questa moneta, portandola a casa vostra al nostro funzionario, chiaramente non fatelo spostare di 100 km per questa, che ne vale la pena ma eh, in questo caso la spediamo ma a me quello che interessa è ricordare che il 30 settembre 2013 Papa Francesco nel corso del suo primo concistoro ordinario pubblico ha decretato la canonizzazione dei beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II questo è il 27 aprile 2014 la numismatica ha celebrato questo evento storico con questa moneta in Cupronichel Dorato. L'abbiamo già indicato prima ha una doratura, ma il, la sostanza è Cupronichel Dorato che raffigura il volto dei due pontefici, la colomba simbolo di pace, e sullo sfondo piazza San Pietro 100 scellini il valore facciale. 38,60 e peso di grammi 25, grammi 25, quello che è la sua, il suo appunto il suo peso. Io adesso, con delicatezza, vado a sollevarla, vado a mostrare lo blocco che conserva eh, eh, questa, questa moneta, la sua cornice, e a 39 euro. Ehm, Voglio più che insistere, perché mi sembra ovviamente non è il caso di insistere, ma suggerirvi quello che molte volte è stato cercando, legato, questa unisce tutte le collezioni di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Eh, quando dice magari ho completato una collezione o sto seguendo una certa proposta, arrivo e giungo a questa possibilità, ecco che di colpo... Eh, trovo un'emissione che è stata regolarmente emessa, ecco perché non parliamo di medaglie, ecco perché non parliamo di nuove coniazioni, è stata emessa, e questo è il simbolo della Tanzania, Tanzania che è una terra, signori, è una nazione, dove l'attività missionaria è stata ed è fortissima. Eh, è notevole, è accettata, è apprezzata, c'è eh, tra l'altro anche una, una possibilità di diciamo proprio di interscambio, di tolleranza, degli esempi che troviamo che purtroppo non troviamo in altri luoghi. Quindi, eh, una proposta, allora, quante, qualche, che possibilità l'abbiamo? La prima dove Va bene, eh, vedi Milano, ne abbiamo parlato prima. Eccolo qua: il simbolo della Tanzania eh, riunito proprio su un simbolo che eh, poi influenzerà anche i colori della bandiera. E troviamo, guardate, da uno stato africano così sensibile all'importanza di queste figure dei due papi. Troviamo proprio questa bellissima immagine che vi invitiamo a considerare da subito. Eh, da subito, allora, eh, grazie perché chi l'aveva chiesta l'ha confermata, ma io la tengo ancora qualche istante. Eh, proprio, per, eh, proprio per darvi modo di valutarla, di chiedere. Chiedano le spese di spedizione quali sono, vi sapranno dire esattamente in cosa consistono. 39 euro per la canonizzazione di Papa Giovanni eh, Paolo II e Papa Giovanni XXIII. Se allora anche tramite SMS, signori, potete parlare con noi anche cioè dialogare con noi o scriverci con sms e whatsapp lo vedete il numero che abbiamo in basso e che stiamo proprio valutando nel, nelle iscrizioni in basso, numero che vi permette ovviamente di interagire con noi. No, no, abbiamo qualche chiamata, è stata coniata nel 2014, eh, abbiamo qualche disponibilità che adesso io sto controllando perché vorrei proprio sincerarmi So che c'è qualche disponibilità, ma anche nell'unità di misura possibile ehm, da, eh, da presentare e da eh, invitarvi, eh, di invitarvi proprio nella scelta, sì, benissimo, c'è qualche possibilità, quindi possiamo accontentare perfetto eh, per le diverse per eh, alcune chiamate bene allora intanto procediamo andiamo un attimo a vedere nuovamente anzi andiamo un attimo a vedere un'altra moneta che è commemorativa e che è legata quindi un prezzo anche molto accettabile perché eh, sono giunte richieste di eh, vedere monete poter valutare eh, oggetti che siano anche di un dono importante Beh, subito mi viene in mente, visto che l'abbiamo accennata e citata prima con la visione di quella, eh, quelle monete spagnole eh, e l'argento degli abissi, continuiamo a parlare di argento, facciamo un salto nel tempo e vediamo l'argento che è legato alla eh, testimonianza per eccellenza del... Della, del dollaro americano quindi eh, il dollaro americano in argento diventa una moneta che annualmente aggiunge collezionismo a collezionismo questo è un taglio che, che sente fortemente l'influenza del liberty questa linea sinuosa questa linea di giusta eleganza eh, e che adesso vi offriamo eh, in uno stato eccellente eh, dove l'argento rappresenta questa eh, figura femminile che è la libertà che cammina verso il sole nascente, eh, in God We Trust. E il dollaro in argento: vedete anche ben indicato il 2015 come anno di coniazione, 2015, e questo dollaro d'argento permette di, certo, di investire, eh, di considerare il valore di qualcosa che non è. Ovviamente paragonabile al valore di uno dollaro, ma per tiratura e per consuetudine è paragonabile a quelle collezioni che dovrebbero ogni anno considerare il dollaro emesso negli Stati Uniti. Quindi 2015 si è concluso da pochi mesi, ancora quindi si sta parlando di quella, di quella disponibilità contenuta. Mi sentirete spesso dire questo. Eh? Benissimo, grazie per le vostre belle presenze, eh? ci siete oggi indubbiamente. Eh, per la vostra disponibilità contenuta, cioè disponibilità contenuta, la vostra disponibilità di chiamata, la vostra disponibilità contenuta di monete, e vi offriamo in questo caso eh, il, appunto il dollaro del 2015, il dollaro d'argento, il silver eagle, tanto per usare un termine intorno con quello che, eh, che andiamo appunto a indicare e a considerare. Allora, attenzione signori, perché abbiamo. Una proposta eh, sono quasi allora andare in esaurimento per l'anno eh, precedente è quanto mai facile. Quindi si sta aspettando il 2016, il 2015 ha trovato già spazio in tante diverse collezioni, in tanti luoghi, anche in tante diverse possibili ricorrenze, a 69 euro. 69 euro ancora vi offriamo. È proprio chi chiamava dicendo: sì, ma vorrei qualcosa, sai, legato anche a una certa modernità. Non che non lo fosse l'immagine precedente. Ma a 69 euro avete modo di centrare, di trovare, di eh, accompagnare la vostra scelta. Eh, guardino anche fine silver. E attenzione perché quando si tratta di. Um, delle monete che dal 1986, 1986, gli Stati Uniti vanno a coniare. No? Dal 1986, ogni anno gli Stati Uniti hanno coniato il dollaro Silver Eagle, che è un'oncia di purissimo argento, gioiello numismatico, pietra miliare del collezionismo mondiale, perché il collezionismo mondiale piace al mondo intero. Certo, se no, sarebbe mondiale, ma è il dollaro che piace al mondo intero. Eh? Quindi un esemplare importante, sarebbe bello abbinarlo già a chi possiede collezioni di dollari e aggiungere anche quello 2015, ad esempio. Qui abbiamo ehm, la figura avvolta della bandiera stelle e strisce, il Sole Nascente, che è il simbolo del futuro. Uh, un fascino che si conserva veramente attraverso il tempo. Avete notato anche il numero di riferimento, il certificato di autenticità che troviamo proprio nel numero che indica esattamente questo soggetto. Quindi il 14.705 è l'esemplare il, il certificato di autenticità che va collegato, che si collega proprio a questo dollaro in argento. Bene, quindi 69, grazie, lo so. Allora, no, no, c'è una linea libera in questo momento, intanto complimenti per due scelte alla stessa persona, due nipoti. Ma guarda che bella idea! Eh? La stessa persona per due nipoti ha la possibilità di così non litigano tra loro il dollaro in argento, che tanto eh, non fa mai male, anzi eh, da 69 il passo è breve poi per arrivare ad altri livelli, ad altri valori, ad altre eh, specifiche considerazioni. E quindi andiamo fortemente a dare questa connotazione, questa possibilità straordinaria di scelta. Ora eh, teniamo ancora, no, non, non mi sposto finché sento chiamate in arrivo, i bip del WhatsApp che voi non sentite. Ma i miei centralini non sono così lontani, quindi sentiamo eh, anche le chiamate che si mettono se non in lista d'attesa in segnalazione per vederlo, per poterlo apprezzare, per poterlo eh, far entrare di diritto nella scelta eh, di quanto oggi stiamo offrendo. Bene, allora. No, 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 c'è ancora qualche chiamata, qualche possibilità anche per la canonizzazione dei due papi, mentre vi invito fortemente a considerare il dollaro in argento per chi vuole un'immagine legata anche alla storia americana o un bellissimo regalo. Hanno due ambientazioni diverse, a mio avviso. Una, una cresima, una comunione, sicuramente l'ambito è quello della canonizzazione dei due papi, o anche un regalo poi da tenere per sé oppure il dollaro americano che diventa qualcosa da celebrare. Pensate che eh, su un anno diverso vennero fatte delle bomboniere col dollaro americano e fu un gradimento assoluto, magari riservate, non so, al, eh, dipende da quanto uno ha nel budget, però magari riservate ai testimoni, no? Cioè ci può veramente essere modo di apprezzare e valutare eh, la singolarità di certe immagini. Ora, attenzione perché andiamo a vedere... Procedendo della nostra presentazione andiamo a incontrare un altro importante evento, e cioè il mondo dell'antica Roma e il mondo dell'antica Grecia. Io parto dalla Grecia, perché non sto più nella pelle, da quando è iniziata la trasmissione che volevo presentare ho detto diamo un attimo di tempo, però attenzione, seguirci da adesso significa avere l'anteprima. Cioè, il pubblico si distribuisce un po' nello spazio delle tre ore, il clou è un po' verso le ore 19, quindi siamo in diretta. Quindi, ovvio che c'è un passo che eh, avventura o si avventura quando ci sono anche più persone che rientrano a casa. Ma chi è già a casa adesso? Memore di quello che è il percorso delle nostre diverse trasmissioni, eh, mi permette di dire benvenuto chi è già all'ascolto. Eh, benvenuto a chi è già con noi, perché adesso vi facciamo un super regalo. Ho qualche chiamata disponibile, signori, però non posso garantirvi il rovescio specialmente di una di queste due monete. Tutte scelte, tutte selezionate, ma mentre per la figura di Poseidone, che dopo andremo a vedere, il tridente, immagine abbastanza consueta, per la figura di Apollo, l'immagine che poi vedremo sul rovescio è qualcosa eh, che non esisterà mai, mai e mai. Allora, attenzione alla proposta. Divinità dell'Olimpo. Divinità dell'Olimpo, composta da un ehm, album, che in realtà è un vero e proprio libro. Guardate, che bella anche la sua confezione. Eh, che eh, aprendolo ci permette di valutare all'interno le rappresentazioni delle dività dell'Olimpo e con all'interno ancora la divisione nei diversi valori monetari dell'antica Grecia, tutte monete autentiche, vedete uno spazio occupato da uno blocco, la collezione poi potrà proseguire, ma la moneta all'interno non è qua presente perché ce l'ho lì di fronte a voi. Eh? e in questo caso la possiamo anche eh, inquadrare, riguarda proprio il bronzo eh, di Poseidone, eh, Nettuno per i Romani. Sfogliando troveremo pagine con eh, le diverse identità e rappresentazioni, una vera e propria guida e andremo anche ad Apollo dove all'interno di questo album... Troveremo ancora già un oblò eh, con il suo distanziale per vedere l'altro bronzo, è eh, l'età del bronzo. Eh, le monete in bronzo avevano un'importanza, una circolazione estesa nella terra di Grecia. Mm? Allora, attenzione, andiamo insieme a vederle, insieme a valutarle, insieme a considerarle, ancora in una proposta. Eh. Stiamo sfogliando proprio le diverse pagine che poi andremo a includere in quello che vi andremo a offrire. Tengano ben presente questo. Eh? Abbiamo modo di eh, darvi questo album eh? perché all'interno vi sono già le due vaschette che possono ospitare quelle due monete che tra poco andrò a mostrarvi. Non basta però, signori, perché insieme a questo vorrei che poteste conoscere a menadito le immagini dedicate, eh, le monete dedicate all'antica Grecia. Eh, sto partendo dal, dall'opposto, no? anziché partire dalla moneta, parto da quello che è il corollario delle monete. E questo è il dono, che, o meglio, quello che potrete insieme valutare per conoscere queste monete. Mm? Benissimo. Ora, attenzione, attenzione signori, il dittico, chiamato eh, degli dei dell'Olimpo, delle divinità dell'antica Grecia, è composto da due bronzi straordinari. Mi raccomando perché qualche chiamata la posso accogliere, ma il primo che arriva, non dico altro, andiamo a vederle. La bellezza dei bronzi che adesso benissimo stiamo inquadrando, che si fronteggiano, che furono anche complici nelle gesta mitologiche, e cioè Apollo e Poseidone. Eh, siamo attorno al III secolo avanti Cristo, eh, siamo nelle monete tra le più antiche della storia, eh, le monete iniziano nel VI secolo mediamente, ma sempre nell'area greca, poi il famoso Creso, no? eh, conosciuto re mitologico, quasi anche lui, viste le, eh, le sue ricchezze, eh, ricco come un Creso. Allora, lo Stato è ancora uno Stato assolutamente interessante e leggibile, figura di Poseidone, figura più torva, e l'immagine di Apollo. La proposta per questi due bronzi eh, eh, che noi eh, vi offriamo eh, con la definizione, attenzione, del dittico Grecia, Apollo e Poseidone, eh, a 390 euro, proposta numero 8. Avete seguito, levigate da quello che è il, il mare, da quello che è stato il tempo, lasciatele così in patina perché qui c'è il fascino eh, dei secoli. È di 2200-2300 anni di storia, a 390 entrambe, ma non basta. Insieme, intanto non vi sono spese di spedizione, chiedano l'aiuto, chiedano la visione di una, del nostro funzionario, del vostro consulente, eh, dico, me le può portare e insieme, guardate cosa vado a donarvi, il catalogo legato alle divinità dell'antica Grecia affinché questa possa diventare una passione, anche qua il fatto di poterle regalare o donare, ma un collezionista queste dovrebbe scegliere dal volo se è presente e se non è collezionista gli diamo un modo di entusiasmarsi di ciò che stiamo vedendo, letteralmente di entusiasmarsi. Allora, adesso che è un momento un po' interlocutorio, lo so per esperienza perché non è, eh, non è esattamente i primi, i primi mesi di trasmissione televisiva che vado a condurre, eh, adesso ne approfittino, arrivino per primi a questa scelta. L'immagine del catalogo eh, libro, eh, no, catalogo è questo, io lo definisco quasi libro questo album, che però vi permette di conservare le monete della divinità dell'Olimpo, anche questo va in dono a 390 euro e se mi dite ma posso pagarle in tre, tre soluzioni diverse senza pagare interessi vi dico di sì questo vuole essere veramente un punto di partenza che vi invita a questa scelta adesso attenzione signori perché adesso arriviamo al dunque arriviamo al bello arriviamo al più che bello ancora lo so che non si può dire in questo modo posso attivarmi Enrico allora attenzione perché qua se c'è un collezionista delle monete più straordinarie in assoluto, eh, eh, questa le sceglierà in un battibaleno. Allora attenzione perché andiamo a vedere il, una forma che è quella legata all'immagine eh, di Poseidone, che è quella che, che il più lo rappresenta. Il rovescio della moneta greca di Poseidone è quella che vedremo a destra ed è un tridente. Ma attenzione, perché adesso voglio vedere chi c'è all'ascolto. Perché Poseidone mi porta uno splendido tridente, il dio del mare eh, lo troveremo e lo riconosceremo a Menadito. Cioè, vedremo certo. A cosa potrà rappresentare quell'immagine di destra e il tridente e le, le tre punte del tridente sono rivolte verso il basso. Eh? Quindi in questo caso le ho rivolte verso il basso. Ma quell'apollo che mostra due aquile io ho i brividi, signori, io ho i brividi. Perché questa moneta bisognava presentarla da solo in bronzo. Da sola e chiedere mille euro e trovava conferma, o se non trovava conferma, vuol dire che in quel momento non c'era nessuno all'ascolto. Due aquile che vanno a ghermire una, eh, una lepre, un coniglio, eh, una addirittura che eh, sostiene con le ali, addirittura l'altra che, che prende, che ferma eh, questo coniglio tra gli artigli. Allora, questo bronzo del terzo secolo avanti Cristo. A 390 euro, guardatemi negli occhi, anzi, guardatevi allo specchio, anzi, guardate la moneta perché qui, qui non c'è, non facciamo sconti a nessuno. Non sto parlando di prezzo perché il prezzo che vi stiamo indicando è uno sconto che non esiste su un rovescio come questo. Chiunque conosca le monete romane, ma anche solo parzialmente. Ha maggior ragione, forse un vantaggio in più, ma chi ancora non si è avvicinato mai a certe scelte, sapere che una moneta come quella, un rovescio come quello, in un'asta internazionale, solo quella moneta di Apollo, ma non si ferma nemmeno a mille dollari, nemmeno a mille dollari. Allora adesso fate mente locale, signori. Qui non si tratta di dire mille conferme. Abbiamo qualche disponibilità, ma nessuno potrà garantirvi un rovescio sull'Apollo come questa. Benvenga, sarà comunque bella, sarà comunque valida, sarà comunque da scegliere, ma in questo momento prendetevi la responsabilità di lasciarla. Dite, io non voglio investire 390 euro sulla storia, sulla bellezza, su ciò che... Eh, che la moneta stessa riesce, le monete stesse, i bronzi stessi di Grecia riescono a esprimere. Prendetevi la responsabilità di lasciarla, perché io di qua, signori, non mi sposto, perché qui significa non fare il vostro interesse. Andare a cercare qualcos'altro, pur valido, pur bello, significa non fare il vostro interesse. E il vostro interesse significa entrare senza assolutamente escludere la bellezza di Poseidone, ma 390 euro. E magari pagabili anche diciamo, vabbè, guarda in due o tre soluzioni, non sono a farvi i conti in tasca, in tasca, sono a dire vediamo chi c'è all'ascolto in questo momento. Perché due bronzi così si dimenticano, eh? rimangono veramente sospesi nella, nella scelta. Eh, di quello che, che vi stiamo offrendo dicendo ma sono distratto, voglio cose inesistenti. Adesso no, no, insieme a tutto quello che diamo come repertorio di conoscenza, come immagine, ci siamo messi quando oggi in modo inedito perché non è stata mai presentata prima. Ci siamo messi io, Lorenzo, eravamo lì a guardare, ma guarda che capolavoro, guarda che capolavoro! E stiamo, Lorenzo, eh, direttore della, della numismatica, quindi eh, chi più di lui? Guarda che capolavoro! Allora sì, le butti, gettino pure i denari in altre cose, signori, qui non vado per il sottile, perché di fronte a voi monete che vengono studiate nel mondo, apprezzate nel mondo, valutate nel mondo, ma non dovrei nemmeno alzare il tono di voce. Io la vedo un po' sfocata, ma forse sono io che non ho gli occhiali. La vedo molto sfocata. Eh, possiamo magari centrarla meglio, non lo so. Vabbè, forse sono io che... Non... Eh, bravissimo, forse quella distanza si vede un po' meglio. Ah, sono io che non ho gli occhiali, va bene. Dovrò alzare un po' e me ne rendo conto. Me ne rendo conto, va bene. Meglio per chi può vederle subito, immediatamente, in questa forza, e in questa bellezza. Allora, a 3,90, se noi andiamo a cercare... No, guarda, non si tratta di insistere. Anche se il tempo dedicato sarà un tempo che mi porterà via più di quanto siano i costi relativi alla moneta, e eh, dice: vabbè, eh, c'è un costo televisivo, che attenzione non pagate voi, ma c'è un'intenzione da parte mia, e chi mi conosce, eh, chi ci conosce eh, dovrebbe accorgersi quando eh, vogliamo fortemente comunicare non se solo la bellezza della ma l'unicità di quello che state trovando l'unicità di quello che state trovando attenzione se arrivate in seconda chiamata signori non chiedeteci assolutamente eh, la possibilità di averne un'altra simile dicendo ma io ne vorrei una con le due aquile che germiscono la preda, ne troveremo una con l'immagine di Atene e la civetta, ne troveremo una con un'ancora, ne troveremo benissimo. Bella comunque, bella comunque! E non voglio adesso togliere, escludere l'immagine di Cata Poseidone che meriterebbe lo stesso racconto. Voglio soltanto mostrarvi che se noi andiamo a sfogliare tutte le diverse monete, e eh, guarda qua, uno statere di Zeus che sul rovescio cosa mostra? La moneta d'oro di Zeus mostra un'aquila soltanto. Ma quale sarà stato quell'artista? Eh, vedete, cioè, vi sto prendendo come esempio la moneta d'oro, signori, di Zeus, che è una moneta da copertina, eh, eppure non ha un rovescio come quello. Attenzione, non le separiamo, è eh, chiaramente non le separiamo. I 390 riguardano entrambe, ma da solo quell'Apollo o da solo quello Zeus? Eh, vale, vale la scelta. Andiamo a cercarle: troveremo l'immagine su Prora, troveremo immagini legate al Pegaso e ai cavalli, eh. sfogliamo pure: eh. troveremo immagini, altri bronzi. Eh, vediamo l'Apollo di bronzo cosa, cosa rappresenta. Ma non troveremo quell'effigie. Se quell'effigie fosse stata presente nel momento di realizzazione del catalogo, sarebbe stata assolutamente collocata perché è di una rarità assoluta. Guardate, scusate, guardate lo stato dei bronzi. Guarda che, vedete lo stato di conservazione dei bronzi? E sono pubblicati. Avete visto i nostri. Avete visto quelli che abbiamo disponibili? Guarda che bellezza, Mi fai vedere anche il rovescio, soprattutto, eh? Tutti al telefono, adesso, in questo momento e prima che dice lo vedo, lo vede. Guarda, guarda i bronzi, a volte confusi, ma, ma meritano la pubblicazione. Ma questo qua, questo bronzo che abbiamo visto di Apollo e quello. Ma, ma sarebbero stati, se fossero stati presenti al momento della pubblicazione del catalogo, sarebbero stati messi assolutamente. Eh, nella, nella, eh, nel catalogo, quindi una rarità che veramente vi chiederemo. Magari un giorno di, di tenerli da parte per qualche esposizione. Un giorno vi diremo: sentite, a nostre spese eh, c'è una mostra importante. Possiamo avere quella moneta da portare in esposizione? Quel dittico Grecia da portare in esposizione? Ne sto parlando come se fosse una moneta da 20.000-30.000 euro. Ma è troppo bella, troppo importante per limitare e dire 3,90 gli dedico un minuto. Questa è la storia di 2.300 anni, signori. E voglio insistere, voglio insistere finché non giungeranno. Poi arrivano tutte assieme, arrivano tutte assieme le chiamate e di colpo diremo, ecco guarda, incredibile, eh, ne avessimo avute 10 potevamo rispondere 10 chiamate. Lo facciano adesso che a un'ora di inizio della trasmissione non siamo ancora giunti nel clou dell'ascolto del pubblico. Voglio che ogni momento delle nostre trasmissioni siano vitali. Ogni momento sia vitale. State lasciando... Eh? Allora, manderebbero ma confermate a 3900 euro i bronzi e non basta. Sì, si sì, tieni pure l'immagine. Anche perché se andiamo a vedere. No, no, tieni pure anche la mia presenza. Perché se andiamo a sfogliare e vedere la storia di Grecia, signori, ehm, se andiamo a vedere i momenti storici e quelle che sono le sculture di Grecia, eh, io vedo addirittura Enrico. Non ha modo di aiutarmi con immagini di riferimento. Avrà sfogliato. Eh, le, eh, non so, avrà sfogliato, eh, le, avrà cercato eh, immagini legate al National, alla National Gallery, ai grandi musei inglesi. Non avrà trovato un rovescio come quello. Eh? Non l'avrà trovato. In alcune pitture vascolari compare l'immagine dell'aquila, ma ci rendiamo conto? Eh, adesso ci sono tutti i telefoni occupati e non so se riguarda questa conferma o questo dittico o meno. Quindi io proseguo un attimo. Mi spiace toglierlo dalla visione. Eh, mi spiace toglierlo dalla visione eh, finché, eh, non, eh, finché, non, eh, finché non sento la parola confermata. Bravo, bravo, bravo. 390 euro. Dittico Grecia, certo! In dono, dove si conserva, lo aprirete alla pagina giusta, andrete a vedere la storia di Poseidone, leggerete la storia, collocherete all'interno della sua capsula proprio quel bronzo che troverà spazio eh, in tale immagine, ci sarà un certificato di autenticità onnicomprensivo proprio dei due. Dei due eh, delle due monete greche che stiamo vedendo del dittico Grecia e avrete modo di sceglierlo e eh, di farlo vostro eh, di poterlo apprendere dai è troppo bello sai faccio fatica veramente ad allontanarmi da questa immagine teniamola ancora un attimo dedichiamo un secondo ti prego al tridente di Nettuno perché non vorrei che la bellezza di quelle ali eh, passassero eh, facessero passare eh, in modo inosservato Dimmi Cristina, il signor Andrea da Palermo che ci segue sempre ha confermato il dittico Grecia. Allora Andrea da Palermo un saluto carissimo. Andrea da Palermo un saluto carissimo. Allora e grazie per la sua conferma. Allora attenzione, adesso non mostriamo il rovescio, mostriamo il dritto perché alcune disponibilità le ho ancora ma come ho già detto non posso garantire quel rovescio qualcuno dirà allora il più bello se n'è andato eh, sono tutti interessanti e tutti validi noi scusa io le riporto, bravissimo, le riporto alla vostra attenzione anzi se cosa facciamo? Eh, facciamo proprio vedere il volto di Apollo così magari me le puoi inquadrare direttamente senti ma dimmi di Andrea da Palermo Cristina È già, è già nostro sì, sì, affezionatissimo, eh? Grazie, allora Andrea Da Palermo, un salutissimo. Mi fa piacere, mi fate certe volte un po' disperare, Scusami, eh, certe volte mi fate un po' di. Cioè, speranza su buono, perché io conti i secondi dico: ma questo ho, ho solo timore che non venga poi scelto in tempo. E che ecco, vedi, infatti le altre chiamate. Eh, grazie anche per la seconda chiamata. Ovviamente dedicheremo un dittico anche in seconda chiamata con differente rovescio, mentre su Nettuno è più consueta. Eh, la, ehm, più le vediamo insieme magari, dritto e rovescio di una della... ecco, bravissimo, eh, le vediamo magari insieme, e eh, anche questa è una visione splendida, eh? 390 euro signori ne approfittino. Andrea, dicevo, grazie ancora. Bellissima la Sicilia, è sempre molto presente nelle diverse proposte. E in questo caso, voglio veramente aiutarvi ad andare a scegliere, a centrare quello che possiamo offrire al nostro pubblico. No, no, Insieme il catalogo delle monete Grecia, scriviamolo sempre in Cristina, e l'album In regalo delle divinità greche, che da solo. Eh, guardate, da solo un valore di almeno 100 euro ci sta tutto, eh? Eh, ci sta tutto, almeno un valore di 100 euro ci sta tutto eh, in, questa, in questo dono. Guardate, eh, in questo dono che va ad aggiungere cultura su cultura, perché quello che noi vogliamo fare, signori, è darvi la possibilità di conoscere le cose, eh? di apprezzarle. Eh? C'è qualche chiamata, Cristina, con differente rovescio, eh? attenzione. Eh, comunicalo, sì, comunicalo con differente rovescio perché abbiamo il. Ehm, andiamo a vedere al limite. Allora al limite, segniamolo se lo troveremo, ma prendite cura della chiamata. Eh, siamo arrivate, signori, a cinque chiamate. Allora dovete, dovete, essere, dovete essere tempestivi, signori. Le mie parole. Eh, sono dosate le nostre parole in Bolaffi, non sono campate in aria. Eh. Ci conosceremo meglio per chi eh, mi trova come volto nuovo in Bolaffi, eh, eh, non nuovo nel mondo dell'arte eh, e nemmeno nelle proposte televisive, però con piacere per me è stato veramente una, una, eh, un raggiungere veramente un obiettivo altissimo, quello di, essere, eh, di rappresentare Bolaffi anche attraverso il mondo televisivo. Eh, vedano comunque, il suggerimento è comunque di confermare il ditico, signori. Comunque di sceglierlo, eh? Eh, poi ci attiveremo, vedremo, troveremo. Eh, però comunque, blocchino a 3,90 questa proposta. Eh? Blocchino a 3,90 questa proposta. È il suggerimento che voglio darvi: intanto facciamo un passo. Verso la, eh, adesso devo procedere però perché ci sono giunte altre richieste e vi ringrazio di questo. Allora andiamo un attimo a vedere la Grecia, cosa propone, cosa offre. Andiamo a vedere, c'è una piccola moneta in bronzo che vi presento singolarmente. Una piccola moneta in bronzo che vi presento singolarmente è un'atena, ricordino signori, tutte. Io uso il termine opere perché sono opere d'arte. Ricordino che i grandi scultori dell'antichità in Grecia lavoravano e battevano le monete, creavano l'immagine per le monete e poi andavano a fare il Partenone e poi andavano a lavorare a, a, a fare gli scultori. Non erano due mestieri diversi, erano coloro che creavano eh, letteralmente questa moneta coloro che poi edificavano le grandi, le grandi statue. È un mondo bellissimo, 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 un fascino straordinario. Allora, adesso andiamo a vedere l'Atena. Guardate che è quasi sferica, vista il suo spessore, la presentiamo da solo, è un bellissimo bronzo, eh, quando vuoi la possiamo trovare. Quando voi la possiamo inquadrare adesso, eh? quindi grazie. Eccola qui. Questa è una moneta che viaggia da sola, eh? nel senso che non ha una proposta con una coppia, un dittico. Quindi vogliamo, magari, non so. Sto pensando se il signor Andrea volesse, senza esistenza da parte mia, immaginare anche una collezione di bronzi greci, sarebbe una collezione tematica interessantissima, eh? non entro in merito su altre sue scelte che ha già fatto da noi, eh, che mi fa immenso piacere. Comunque è rivolta a tutti, ho anche qua qualche chiamata, è un bronzo di Atena, la richiesta è di 199 euro, 199 euro, eh, la teniamo, sai cosa voglio fare? Voglio provare eh, a farti impazzire inclinando leggermente, ecco così, per far vedere lo spessore. Eh. Voglio farti vedere, guardate l'elmo di Atena, il suo cimiero, il suo cimiero e siamo nella proposta, lo spessore dicevo quasi sferica, eh. non è sferica, quasi sferica e qui si capisce come venivano battute le monete. Attenzione signori, c'è un valore che dobbiamo identificare, allora il valore del bronzo, qualcuno dirà sì, argento, oro, ma il bronzo. Mi fai vedere, c'è un'immagine ehm, un dedicata alle monete romane, ma le greche non fanno eccezione Enrico, sulla nostra, eh, su monete.it, dove si vedono le differenze di valori espressi su diagrammi anche nelle monete in bronzo grazie, chi devo solo ringraziare? Con... signor Nicola da Roma Nicola da Roma, grazie Nicola da Roma hai contatti con il nostro centralino verrà poi contattato, grazie Nicola da Roma allora, questi sono i bronzi, vedete teniamo pure i bronzi, va benissimo è una curva di ascesa, i bronzi perché intanto se noi prendiamo le opere 199 euro, eh signori, 199 euro, 199 euro per l'Atena se noi prendiamo le quotazioni dei bronzi, si deve ricordare due aspetti. E qua signori, permettetemi, ma non sono secondo a nessuno. Mm? Qua signori non sono secondo a nessuno. Ho tanto da imparare sulle monete, sui francobolli, ma non sono secondo a nessuno come conoscenza ed esperienza per quello che riguarda l'aspetto artistico dei bronzi. Mm? Non sono in perché? Perché vi dico che la mostra bronze è a Londra, dove eh, le opere d'arte, i manufatti di alta epoca in bronzi facevano il tutto esaurito a visione museale, quell'atena in bronzo, signori, quell'atena in bronzo, e quella 199, Cristina, è questa che stiamo vedendo, è bellissima. Andrea, gliela consiglio di, mi fa immenso piacere, gliela consiglio di cuore. Già, eh, bravo Andrea, bravo, già che, la, esatto, già che portarne una in più ci permette veramente questo. Allora intanto ringrazio Andrea per avere complimenti, per aver aggiunto. Allora chi sceglie le monete in bronzo, signori, ha una conoscenza eh, diretta o indiretta eh, legata alle opere d'arte. Il bronzo è la manifestazione dell'opera d'arte, prima citato l'età del bronzo, e qui sulla Grecia dobbiamo dire attenzione perché quel valore importante, quel diagramma che avete visto è legato al fatto che nelle monete antiche il bronzo è opera d'arte. È opera d'arte. Quindi ehm, mi fa immenso piacere recepiscano e possano recepire questo messaggio. Fondamentale. Quindi quel valore, quel diagramma non si limita a pesare quello che è l'importanza del bronzo come metallo, ma il bronzo lavorato è la storia, è la storia, è l'arte, perché nel momento in cui ogni moneta veniva coniata, veniva battuta una per una, diventano tutti esemplari unici e trovare un'altra Atena, eh, che abbia quel rilievo, signori, che abbia quella forma sferica ancora così tangibile, quasi sferica, l'abbiamo vista, non è facile, poi attenzione, eh, vi segnalo e eh, permettete di tirare un po' acqua al nostro mulino. La cura di Bolaffi nel scegliere la moneta giusta e nel avere cura di darvi il prezzo giusto sulle monete greche. Chi le ha può chiedere la cifra che vuole, non c'è un valore. Ci sono cataloghi, ci sono diagrammi, l'abbiamo abbiamo viste, ma sul valore del, del mondo antico, signori, veramente domande e offerte, e le domande e offerte sono mondiali. Quella moneta di Atena, se mi traducessero eh, in giapponese, in inglese, in francese, in tedesco, in russo, in indiano, eh, indiano 700 lingue, 700 dialetti, eh, in, in portoghese... In qualsiasi momento sarebbe scelta in tutto il mondo. Allora, quello che è il mio compito è dare, è farvi riconoscere il valore di quello che state scegliendo, anche quando si parla di 390 euro o di 199. Questo, questa è mia cura. E cura Bolaffi, se no non sarei qua io. Va bene, signori? Gua guarda, senti. Un attimo di silenzio, sentitela, toccatela con lo sguardo, toccatela con gli occhi. Grazie, 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 grazie ancora e complimenti per le vostre eh, chiamate, mi fa piacere perché siamo in curia. Da Venezia a Roma, da Roma a Palermo, eh, qui vince chi arriva per primo, chi arriva secondo e chi arriva terzo, non si prende nemmeno più il bronzo, signori. Eh, dice, medaglia d'oro, d'argento, di bronzo, eh, qualche chiamata, ma in alcuni casi abbiamo già mancato la possibilità di offrire quello che ha scelto ad esempio Gentile Andrea. Eh. Allora procediamo ancora, vediamo perché adesso facciamo un passo, intanto mi complimento e ringrazio tra l'altro eh, Palermo che è una città straordinaria, ma non lo dico per piaceria. Eh, se c'è un cultore della Sicilia sono io, eh, pensiamo poi alla Magna Grecia, pensiamo a Cartagine, pensiamo all'incontro delle civiltà, delle culture eh, che, ehm, che ci porta direttamente in quello che è un patrimonio dell'umanità. Signori, veramente, veramente siete del paradiso. E eh, 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 noi, eh, come, diciamo, come si fa di vedere l'Italia ad escludere? No? Eh, per fortuna, sono più osa dirlo. Eh, eh, ma, eh, ma come si fa? Saremmo tutti più poveri senza la Sicilia, senza le bellezze ma, ma scherziamo, dai, dai, dai. Allora, allora andiamo avanti, vediamo: chiedete, signori, chiedano. Io sono qua perché sono in diretta alle 6 di sera del pomeriggio, 6, 18 e 15 in diretta con voi, mentre in tutte le altre emittenti vi mettono, e lo so per esperienza. Eh, eh, bravo. Questa è una cartolina che dedichiamo eh, a, vabbè, a Sicilia, eh, a Sicilia. Eh, e poi la Valle dei Tempi e poi viene il Partenone ma lì ci muoviamo ovviamente in altra direzione. Ma tutto accomuna questa, questa bellezza. Signori, eh, chiedano. Mentre tutte le altre emittenti vi fanno vedere cassette registrate, Bolaffi è qua in diretta, andiamo a vedere un argento. Andiamo a vedere un argento che è Atena, l'abbiamo accanto. Anzi, sai cosa facciamo? No, no, no. Andiamo un attimo a vedere, mi fai l'inquadratura di quelle monete più grandi. Abbiamo portato ancora per la Grecia. Ecco, qui noi siamo a Roma. Scusami, e credo siano sul piloncini che abbiamo messo centralmente. Scusami, benissimo. Ma ce n'è un'altra centrale eh, come piloncino, e voilà, eccola qua. Allora signori, scusate ma stavo proprio cercando di individuarla, il bello della diretta è proprio questo, no? mi sporgevo a cercarla. Allora andiamo a inquadrarla perché qui abbiamo ancora un ulteriore passo, è grande come un sesterzo. Signori, non si abituino a vedere una trasmissione così, eh? ci sono dei momenti, delle congiunture quasi astrali o di capacità bolafi di acquisire certe monete ecco perché vi diciamo quando è il momento le scelgano sceglietele quando è il momento quando ci sono ma sai ogni trasmissione sto comprando ci sarà un momento in cui la vostra collezione sarà talmente singolare e importante dove magari non ci saranno monete per voi e rimarrete in ascolto magari con piacere eh, senza scegliere ci sarà il momento per attendere quando le cose arrivano in consecuzio le scelgano allora inquadriamola ti prego perché andiamo a vedere un'altra. Se fosse una moneta, eh, andiamo a vederla, sì. Diamogli proprio lo spazio totale per apprezzare questa diciamo proprio questa bellezza. Allora si tratta. Eh, grazie per l'ascolto, per le chiamate, valutazioni, tutto va bene. Siamo qua per parlare con voi. Allora, se fosse stata una moneta romana si sarebbe detto è il color tevere, no? Per il sesterzo. Quindi viene un riferimento immediato qui stiamo parlando attenzione di un bronzo che è il didramma di Ares è altrettanto raro, rarissimo è la testa di Ares eh, con elmo corinzio crestato e ornato dal Pegaso il cavallo alato no? la figura mitologica e greca in volo il Pegaso verso sinistra eh, la vedrete meglio ancora poi di persona, sotto il taglio del collo si intravede, ma anche questa la vedrete meglio di persona, ehm, la raffigurazione di un fulmine. Eh, bellissima. Allora andiamo a ricordare sempre eh, l'importanza dell'immagine eh, di Ares, eh, eh, che è il dio della guerra, figlio di Zeus ed Era. Io starei un'intera trasmissione sulle monete greche che non abbiamo mai numero sufficiente per potervi accontentare. Allora, di dramma di Ares, ehm, bronzo, siamo nel 200 avanti Cristo, circa 215-205 addirittura. Qui abbiamo un rovescio che è uno spettacolo. Allora. Signori, bravissimo, ecco qua, lo stiamo vedendo. Lo stiamo vedendo il rovescio e la dea era sua madre. E' dedicato il rovescio a sua madre. Vi sono gli imperatori romani che dedicano al volto della genus, quindi della famiglia, che era importantissima, alla madre anche il rovescio. Qui siamo nell'ambito delle divinità. E l'immagine eh, di, eh, di Ares dedica alla dea Era, cioè a sua madre, la figura del rovescio, che in cammino verso destra, ha tra le mani un grande scudo, una lancia trasversale, la punta è rivolta verso terra, e nel campo in basso a sinistra, chissà se riesce a vederlo, ma la nostra telecamera, poi più si avvicina, più perde ovviamente la sintonia siamo un po' al massimo, quindi ve lo descrivo, ma lo, anche questo lo apprezzerete da, da vicino, il famoso simbolo del bucranio. Eh, il bucranio era addirittura era lo scheletro della testa di bue. Eh, bu, ricorda il buce... Eh, il, il, qual era il nome del cavallo eh, di Alessandro Magno? Bucefalo. Eh, eh, testa di bue data la sua possenza. Quindi è un'immagine di riferimento importantissima veniva rappresentato, veniva proprio disposto anche come ornamento architettonico nei luoghi di culto. Tornò a essere usato anche nel Rinascimento, ma in edifici di tipo civile. Qui infatti abbiamo una, una sacralità nell'immagine che stiamo vedendo. Allora, attenzione. Andrea, dico troppo se chiedo di lei, eh, dicendo adesso eh, Alessandro vi ha preso di mira. Allora, eh, non me ne voglia, eh, questa sarebbe il, la perfezione, il completamento assoluto per arrivare alle rarità che stiamo adesso trovando. In questo caso abbiamo il certificato di qualità Bolaffi, che va a eh, garantire ulteriormente, sapete che il certificato di qualità Bolaffi va soltanto in certi orientamenti di altissima eh, importanza, quindi parliamo in questo caso di una moneta, tutti i certificati di autenticità d'accordo, ma il certificato di qualità Bolaffi aggiunge ulteriormente eh, un passaporto a quello che, stiamo, eh, a quello che state scegliendo. Eh, attenzione, eh, l'importanza eh, e la qualità è del 30% che per 2200 anni di storia corrisponderebbe su una moneta del 900 eh, all'80, al 90%. Cioè il 30% su 2200, non voglio confondere idee, ma il 30% è tantissimo, perché su una distanza simile, su un tempo simile, significa assolutamente andare a toccare dei valori che vengono abbattuti, abbassati in percentuale dai millenni. È un dato di fatto, non significa che la moneta poi non vale più, significa che il 30% ha una sua importanza fondamentale, con una rarità di soggetto unica. Allora signori, signori a 1155 euro il di Dramma di Ares a 1155 euro, magari un po' per volta, magari nel tempo, considerare non so, 50 euro al mese, eh? aggiungendo addirittura le altre monete, mi permettano, non sto dicendo che non potete pagarle o non avete i denari per pagarle, sto dicendo che può essere una scelta scientemente giusta a dire sai cosa faccio me le pago un po per tempo eh, e eh, me le pago fermo restando che a mio avviso da sola quella moneta da sola quella moneta che abbiamo visto precedentemente eh, la prima è eh, quella di apollo doveva avere quel valore da sola doveva aver quel valore mi raccomando, Andrea, sì. lei aggiunge. Perché mi permetto la sua scelta? Perché lei ha gli stessi miei gusti. Gli stessi miei gusti. Sì. Quel, di, quel, quel capolavoro di cui vedete anche la fotografia, il di dramma di Ares, lo vediamo. Questa è la fotografia dell'opera stessa. Fatrice eh? Alessandro. Eh, ma fa Andrea, io se fossi al posto suo mi fa piacere perché so che vanno nel posto giusto, ne sono sicuro. Non ho il piacere di conoscerla direttamente. Mi permetta, Andrea, mi fa piacere se un giorno riusciremo. Sappia che io non mi permetto, ma eh, io ogni, eh, quando ho tempo libero vado in Sicilia, cioè eh, le mie vacanze estive sono in Sicilia perché sono vacanze dove il cervello rimane. Eh, 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 rimane attivo per scoprire le bellezze di questa terra. Non ho bisogno di andare in Sud America di fare i viaggi strani. No, per me la Sicilia è un viaggio nel tempo. Quindi, però le assicuro abbiamo gli stessi gusti. Eh. Il mio nome è Alessandro Alexandros, è eh, legato alla tradizione greca, il mio cognome è Gea, è la dea della terra. Quindi oh, nome Omen. Eh. Eh, mi fa immenso piacere. Attenzione! Eh, L'altra chiamata in corso mi dispiace, dobbiamo dire no. Eh, perché è uno solo, quindi lo escludiamo il di dramma di Ares, lo escludiamo dalla presentazione perché va al gentilissimo Andrea. E mi complimento, mi scuso. Eh, se mi permetto di chiamarla, no, di, 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 cioè di, di, chiede, di dire la prenda, ma veramente un consiglio che darei a un amico. È eh, un, una parola importante, non posso spendere nel tal senso, ma soltanto per mancanza di conoscenza, ma veramente un suggerimento che do, specialmente conoscendo, sentendo il percorso che sta facendo sui bronzi, che è un percorso giustissimo. Per me, scusate, è un'elite. Perché? Perché il bronzo, allora l'oro, l'argento fa scegliere anche chi ama il nobile betale, diceva bene: è una moneta, ma io voglio l'oro. Eh, loro. Il bronzo è la finezza delle scelte, il bronzo è saper vedere la storia dell'arte, il bronzo è saper valutare. Infatti, i sesterzi romani in bronzo molte volte superano di quotazioni o affiancano di quotazioni le splendide monete di argento e di auri. Non che non siano importanti, ne ho qua uno da vedere, però questo significa. Eh? Allora, grazie, grazie e complimenti veramente di cuore. Adesso eh, sono un po' in imbarazzo perché dobbiamo mutare. No, intanto non mutiamo metallo, in realtà l'imbarazzo con una splendida immagine. Accanto c'è una splendida immagine che andiamo a vedere. Eh, Signor Andrea, mi conceda di tenere il bronzo di Ares. Eh, ancora in visione anche se risulta già confermato perché se nella carellata passerà la scelta la visione sarà un momento culturale eh? Eh, se qualcuno vedrà e chiamerà magari perché si è collegato fra un'ora e lo vedrà in carellata il nostro centralino, la Cristina che sta imparando a conoscere, perché imparerete anche a conoscere Cristina, eh, perché siamo nuovi, ma eh, vedrete eh, la grande passione eh, è proprio legata anche a, a questo mondo eh, e al pubblico, lo devo dire al pubblico. Il, il fatto di vederlo significa dedicare un momento a chi non potrà averlo. Di gioia nel visivamente apprezzarlo e poi diremo: Mi spiace, non è in vendita perché è già stato opzionato. Eh? Letteralmente, allora andiamo adesso però su una moneta che può essere scelta perché, se non sbaglio, c'è scritto televendita da qualche parte, eh, la vedete lassù, televendita in diretta. Guarda, che bello! Eh? Interagiamo: televendita in diretta. Eh, là. Allora andiamo a vedere ehm, la. Mm, Andiamo a inquadrarla e qui l'argento entra no, nelle monetazioni. Io stavo cercando ancora eh, una cosa. Eh, ecco, vedete? Vedete? Ah, bellissimo. Allora, allora, guarda, addirittura è stato pubblicato. Facciamo un momento culturale dove. Eh, non vi dico altro se non lo, lo dedico ad Andrea, cioè, eh, fa la facciamo la trasmissione a casa sua. Allora, guardino, nel catalogo che lei se già non possiede riceverà insieme al, all'album, ehm, abbiamo eh, mostrato in questo caso una variante importante proprio dedicata ad Era. Quindi abbiamo nella pagina di Ares proprio l'immagine dedicata, vedete, ad Era con lancia trasversale ehm, a cui fa riferimento proprio la sua scelta. Eh? E in alto vi era un'altra immagine che era eh, un'immagine dedicata alla vittoria. Quindi ci sono un'analisi attenta eh, proprio su questi due momenti diversi. La rarità assoluta e una bellezza studiata che è quella che abbiamo visto eh, nell'Apollo. E nel, eh, nel di dramma di, eh, di Ares. Quindi abbiamo veramente eh, una possibilità. Eh? È dedicata adesso sì. Adesso se no, cominciano a diventare gelosi gli altri eh, nostri clienti. Eh? Quindi andiamo a vedere un attimo: andiamo a vedere un attimo la, eh, la scelta. Eh, sì, Andiamo un attimo a vedere la scelta che adesso vi offriamo sull'argento. Quindi proprio nell'apprezzamento eh, che eh, potremo andare a vedere tra breve. Scusate, ma sono eh, distratto da 3-4 chiamate in corso, quindi mi fa immenso piacere. Un salutissimo a voi, ovviamente. Un salutissimo a voi. Allora, eccola qua, splendida e attenta e viva. Salutiamoci, segue un saluto al gentile Paolo. Allora, Paolo da Torino, signori, eh, lo salutiamo. È il più attento ascoltatore delle nostre trasmissioni, però è anche il momento giusto il momento che acquisti. Eh, quindi Paolo da Torino, noi lo ringraziamo perché, Però Paolo è il momento. Eh, di prendere al volo certe scelte. Una, una selezione di Grecia così, ma quando da, da tempo che non la facevamo, quindi si tolga adesso le soddisfazioni, perché lei è pieno di cataloghi, tutte queste cose, bellissimo. però ancora non ho, ancora manca quel passo eh, giusto eh, di scelta, che qualsiasi. È scelta e è il passo giusto quindi va bene comunque lo salutiamo grazie per essere con noi sempre eh? di giorno e a volte anche di sera eh, andiamo a vedere allora scusami è un po' divagato ma sapete che la trasmissione mercoledì pomeriggio è un pochino più flessibile un pochino ci prendiamo proprio un pochino più di tempo anche per i saluti per dedicare a voi da dove ci chiamate queste nostre diciamo cartoline come proprio dediche dei diversi luoghi no? Questi invece, che vedete, non sono cartoline, ma sono, cioè parliamo della nostra amata Italia, ma sono le bellezze di Grecia. Allora, andiamo nuovamente, concentriamoci nuovamente e andiamo nel vivo della nostra proposta che è orientata eh, esattamente nel mondo eh, di Demetra. Eh. Abbiamo parlato eh, di, di Dramma di Ares. Qui parliamo di dramma di, di Demetra, in questo caso in argento, al 30%. Voglio subito darvi identità, prezzo eh, e, e valore, perché sono tante belle parole, Alessandro però, strucca strucca, a quanto, a quanto me lo porto via? Allora, 3.300 euro. Tengano presente che Bolaffi vi può offrire delle tranche contenutissime di acquisto, o meglio, eh, di, di, di rata mensile, eh, sto pensando addirittura ai 50 euro al mese, ma personalizzate, quindi dice io compro questo, voglio pagare un po' del tempo, è possibile, no? Non, non è una cosa, e non significa ce l'ho o non ce l'ho, Voglio distribuire nel tempo, voglio godere perché ogni mese in cui magari pagherò 50 euro o 25 euro al mese, io saprò che quelle monete non si trovano più. E di volta in volta mi gusterò quelle che sono le evoluzioni dei prezzi. Assolutamente. Anche perché ogni giorno che passa, non c'è una moneta greca o romana originale in più, ce n'è una in meno. Ce n'è una in meno. Ma addirittura quando vi ho parlato di quelle spagnole, eh, arrivando alla Spagna del 700, i pirati, al, al, a quelle degli abissi, eh, fascino incredibile, anche quelle le valutino. non divaghiamo, eh, no, non voglio presentarvi questa, eh, questa demetra, eh, de chissà come mai. No, in realtà la voglio presentare ed è qualcosa... Legato al cambio delle stagioni, al passaggio delle stagioni, è qualcosa di assolutamente affascinante perché eh, l'idea stessa della dea dell'agricoltura e della terra, eh, del ciclo delle stagioni, ma anche del matrimonio. Figlia di Crono e di Rea, eh, madre di Persefone, bellissima, un'eterna primavera. Questo volto è il volto di un'eterna primavera. Vi ho detto che vi indicavo la richiesta. Qualità: 30% abbiamo già considerato l'importanza. Cosa significa quel 30%? Argento lo vedete indicato. Siamo nel 320-280 avanti Cristo, quindi anche un'epoca, anche in questo caso. Cominciamo ad avvicinarci alle prime monetazioni. Eh, L'immagine è saltata, scusate, ecco è tornata adesso, c'è stato un piccolo problema nella ricezione, ma siamo in onda, visto che un attimo lo schermo è mancato. Eh, andiamo adesso a vedere il rovescio, l'abbiamo eh, disponibile chiaramente, lo andiamo subito a leggere e ad apprezzare, quel rovescio di riferimento dove Dea dell'agricoltura, cosa potrà essere mostrato? La neve invernale, anche in Grecia nevica. Eh? No, la dea dell'agricoltura che andiamo a vedere deve mostrare le messi, deve mostrare le spighe, deve mostrare il pane, deve mostrare il grano. Prima che arrivi l'autunno Enrico deve mostrarmi il rovescio della moneta, se no poi vi facciamo vedere le foglie che cadono. Se c'è un problema di telecamera non importa, ve la racconto io, vi faccio la radio vendita. Le spighe di grano rappresentano il rovescio eh, della, di quella splendida moneta in argento ed è proprio il soggetto che va a rappresentare perfettamente eh, l'immagine di questa divinità, che molti diranno, beh ma sono abituato a sentire Apollo, sono abituato a sentire eh, altri, eh, altre divinità, Marte, Ares l'abbiamo visto, Atena. Eh. E invece, invece, Demetra addirittura si è meritata delle monete d'argento, eh? delle monete d'argento, una qualità al 30%, signori, qualità al 30%, che insieme stiamo vedendo e valutando. E attenzione, perché per Demetra dobbiamo ricordare che l'immagine più rappresentativa, eh, come per il di dramma che stiamo indicando è certamente la spiga, la spiga di grano posta verticalmente, eh, eh, con simboli e indicazioni e con eh, importanti immagini riferenti alla coniazione stessa anche dei luoghi di coniazione, eh? perché in questo caso abbiamo, attenzione, visto che abbiamo parlato della Magna Grecia, abbiamo la zecca di Meta, che significa Metapontum, Metapontum, eh, eh, 3.300 euro per la zecca di Metaponto, che, eh, risale all'VIII secolo a.C., furono addirittura gli Achei, eh, chiamati dalle colonie achee già insediate sulla costa ionica per contrastare l'espansionismo di Taranto. Amici di Puglia, amici di Basilicata, amici della Magna Grecia, amici della Lombardia, del Piemonte ovunque, perché questo è un patrimonio mondiale, mondiale. Allora andiamo a vedere l'immagine. Che troviamo ancora nel catalogo delle monete greche. Intanto, Cristina, quante sono state, non lo ringraziate, le conferme su, cioè le richieste del catalogo? Quanti hanno comprato e si fanno spedire il catalogo delle monete greche mentre parlavamo? Da Palermo, da Roma, da Verona e da Perugia. In tutto quattro? Quattro, benissimo, allora, quattro, ringrazio, eh, la, la mia, il mio ringraziamento è esteso a tutti quelli che comunque hanno chiesto il catalogo che ha una sua importanza, vedete come addirittura la moneta d'oro, eh, il terzo di Nomos così chiamato, ha come rappresentazione eh, l'immagine della spiga di grano. Mi tieni, stiamo parlando sempre di Demetra, bravissimo. Senti Enrico, ti chiedo un miracolo. No, mh, sei capace a farlo. Un miracolo terreno con la M minuscola, mi fai vedere la, la, mh, il volto della Demetra sul, sulla moneta sul d'oro e quella che abbiamo, la bellezza che abbiamo in argento, bravissimo. Non faccio commenti, ma attenzione, beh, eccola qua. Allora, non faccio commenti. Il profilo greco. Eh, la, la bellezza della fronte accentuata, eh, la figura legata all'immagine eh, di quella che vediamo in argento, eh, non ha nulla da invidiare, nulla da invidiare, anzi, anzi, anzi. Allora, ecco, bravo, bravo Enrico, dai, tipo, dai, dai ti prego che hai queste, queste apparizioni, così, così geniale quando riesci a evitare le immagini fumettistiche, sei ormai entrato nella grande cultura e nella grande tradizione di Grecia con, queste, con questi riferimenti così splendidi. Signori, adesso, mi, io mi, son, mi mordo la lingua per non chiamare sempre Andrea perché eh, dice Alessandro, eh, poi magari sta seguendo. Nicola da Roma, c'è il Puglia che ci sta salutando benissimo. Eh, Nicola da Roma cioè, eh, grazie eh, Giulio da Verona, grazie Giulio da Verona. Eh, insomma, ma, ma chiunque, anche chi ancora non ho il piacere di nominare per nome col massimo rispetto, siamo per una trasmissione un pochino più vicina alla persona nel riconoscerci, no? non facciamo quegli accademici che rimangono lì. Ah, grazie. Siamo per un contatto vicino. Ecco, quindi. Eh, ne approfittino, la valutino. Adesso io faccio un salto un pochino singolare perché ho una sorpresa per voi. Attenzione, eh, anzi facciamo vedere una cosa, visto che abbiamo parlato di argento di Grecia, facciamo un passo su un dittico romano eh, che, eh, che dovete prendere prima che termini a questo prezzo, perché se ancora ci sarà... Eh, non so quale potremo, eh, con quale prezzo lo potremo presentare. Allora, rispondiamo alle splendide monete greche col dittico eh, di Roma, degli imperatori romani, in argento, attenzione, in argento. Dittico Roma, che lo vedete protetto all'interno dell'oblò, può essere aperta, la moneta può essere accarezzata con cura, eh, impugnata e toccata sul bordo eh, della moneta. Lo stato di conservazione è buono è protetto in questo modo, ma può essere aperta. Eh? Vi togliete il piacere, magari, di accarezzarla con delicatezza e riporla in situ. Il cofanetto in dono, argenti di Roma. Signori, attenzione: prima abbiamo parlato di una bellissima moneta greca, 3.300 euro. Qui giocheremo sugli zeri. Eh? Due. Eh, due eh, denari d'argento di Adriano e di Traiano, due denari d'argento di Adriano e di Traiano. Signori, ci siete all'ascolto? Voglio che questi, io li chiamo doni. Ma non basta regalare, bisogna anche tanto. Vi chiediamo qualcosa in cambio, lo sapete. Ma dall'altro lato ci vuole la cultura, la passione, la sensibilità e di questo è fatto il nostro pubblico eh? Maria da Genova ci saluta grazie, mandagli un saluto scrivi da parte di Cristina e Alessandro eh, nel whatsapp perché anche lei come Paolo di Torino non si perde una trasmissione eh, eh, e poi la Maria da Genova dice sempre vi vedo bene, non vi vedo bene quindi ci serve anche per capire come è il segnale, grazie allora ehm, allora eh, a 300 a 390 euro dittico di Traiano e Adriano, il dittico chiamato Roma due monete in argento, signori, se chiamate vi do queste due, posso dire una cosa che forse però è la verità, queste due monete. Lo so che mi gioco la possibilità di altre conferme, non andrebbe fatto commercialmente, bisogna stare in silenzio, uno ne ha qualcuna e va bene. No, noi Bolaffi le guarda una per una, le autentiche vengono viste una per una. Allora, se chiamate, vi do queste due, che sono, non mi piace l'assoluto, ma sono tra le più belle come stato di conservazione. Lo dico. Eh, ma così non è, non è vero, poi le vedrete le altre, le potrete apprezzare comunque, guardate la forma circolare, guardate la perfetta definizione eh, della, della, dello stato di conservazione, le iscrizioni ancora così nette e chiare, quella che si chiama leggenda o leggenda, a 390 euro, se chiamate le metto nel cofanetto e le chiudo e le consegno alla vostra referente che è Maria Cristina Bovo. Buonasera. Poi cosa c'è di male? Non c'è nulla di male. Io mi chiamo Alessandro Gea, vorrei che comparisse anche il tuo nome con Maria Cristina Bovo. Siamo regolari, non siamo irregolari? È bello, no? Perché dobbiamo solo dire il nome degli imperatori? Si può dire. Anzi, magari un giorno faremo comparire la scritta in compagnia di Alessandro Gea sotto Maria Cristina Bovo, oppure eh, Monica, oppure... Eh, Assolutamente, assolutamente, quindi non c'è nulla di male. Non diciamo il cognome, ovviamente, di chi telefona per privacy. Ma noi ci mettiamo faccia, nome e cognome, eh? Faccia, nome e cognome. Allora, io sono qua, ho tra le mie mani, ho, tra, ho qui accanto. Eh, oh, ah benissimo, sì sì, possiamo anche vedere, le mie mani sono accanto al cofanetto, guardiamo anche lo splendore di questi rovesci, perché ci tengo a farvi vedere lo splendore di questi rovesci. Allora, e eh, va detto, va detto perché qui abbiamo uno stato di conservazione ideale, eccezionale, ideale ed eccezionale. Questo, allora, se giunge la conferma io lo ripongo nel cofanetto, eh? lo ripongo. Andrea, Andrea, grazie, allora guarda cosa facciamo. Guarda cosa, allora, Andrea, questi piloncini servono a noi, io prendo il dittico, lo inserisco, eh? lo colloco in questo ambito. Ecco qua vedete che è perfettamente centrato, qua c'è il suo certificato di autenticità, chiudo il suo cofanetto, eccolo qui, è all'interno ben protetto e lo vado a escludere. Chi vuole può confermare i due piloncini, eh? Eh, però non le due monete. Attenzione signori, affinché non ci si senta veramente esclusi, e questo ci mancherebbe, se chiamano per un dittico romano di alta qualità, no, un attimo, eh, vai, ah sì, devo andare. Eh, ma lascia una. Federico, ma hai paura di far vedere due piloncini? Ma dai, dobbiamo essere, i due piloncini possono essere un modo, li trovate a casa vostra nei negozi delle vostre città e li usate magari per mettere sopra le monete, cioè dobbiamo essere un po' più elastici, mamma mia, grazie. Grazie, sì, detiene tieni te. anzi noi se cosa facciamo? Mi lascio il cofanetto chiuso, eh, tanto così è riservato e amen, e chi li vuole vedere eh, li vedrà nelle prossime trasmissioni, così il nostro Enrico non va in ansia, eh, e guarda, e vai, vi lasciamo questo, mamma mia, non eh. c'è nulla di me. certe volte, non mi conoscete ancora, quando... Io facevo inquadrare il nulla, perché quando poi arrivava la moneta, cioè la moneta no perché rappresentava altre cose, altre opere d'arte, ma eh, poi si vedeva bene il soggetto. Grazie, adesso vieni pure Enrico, adesso ce l'ho, non ti mando più la telecamera. No, grazie, veramente li met metto alla prova la pazienza, giustamente i nostri tecnici sono molto rigorosi e eh, quindi adesso seriamente, seriamente li ringrazio per la massima attenzione, sono bravissimi, eh, lo dico poi per uno come me che taglia il capello in quattro, ha maggior ragione. Allora, complimenti, un'ottima cattura, un'ottima cattura la scelta. Chi eh, chiama in seconda battuta li mostrerò comunque, certo, non saranno quelli, potranno avere un diverso rovescio, attenzione, ogni moneta aveva le sue caratteristiche. Ecco perché, essendo opere uniche, ecco perché preferisco parlarvi singolarmente su ogni cosa singolarmente, senza strani meccanismi che... No, è così. Se il rovescio fosse analogo, la qualità fosse analoga, ci saranno, certamente le troveremo, le presenteremo, ma le vedrete dei visu. Dei visu. Allora, andiamo avanti. Cosa abbiamo ancora nella... Mi fai vedere... Eccole. Adesso andiamo a vedere... Bravo, bravo Federico, ma hai letto nel pensiero, ma hai letto nel. Nella... Sono proprio queste. Mi hai letto nel, nel pensiero per vedere la tua seconda telecamera che era già l'orientata. orientata. Allora abbiamo presentato recentemente delle monete analoghe, non erano quelle, avevano lo stesso prezzo, un altro imperatore. Adesso andiamo a vedere eh, quelle che definiamo, proprio in virtù di quello di cui abbiamo finora parlato, quello che definiamo come le divinità dell'antica Roma. Questo è il ponte ideale, facciano delle collezioni che hanno un senso, valgono molto di più. Questo che vediamo è il ponte ideale ehm, che può dare modo e origine di unire la Roma degli imperatori con la Grecia delle divinità. Perché qui troviamo la Roma, sì, dell'imperatore, denari di Settimio Severo, ma, ma troviamo l'unione con le divinità romane. Allora, attenzione, in questo caso vedremo delle monete che hanno eh, circolato ampiamente, vedremo delle monete vissute, ecco qua il volto dell'imperatore, ma ognuna sul rovescio è diversa dall'altra, quindi mostra le diverse divinità, quelle che potremmo, chiamare, potremmo definire tipicamente romane e legate alle virtù dell'imperatore. Perché l'imperatore mostrava una divinità al rovescio e non al dritto? Eh? Se fosse accaduto eh, in Grecia, con l'eccezione di Alessandro Magno che prendeva il volto di Eracle, ma ci sarebbe stato lo stracismo, sarebbe stato condannato, sarebbe stato vilipeso, sarebbe stato cacciato dalla città, si sarebbe chiamato al tiranno, ma non nel termine tiranno che usavano in antica Grecia. E la democrazia avrebbe rigettato questo abuso di potere. In Roma tutto cambia. Ma quelle che vediamo sono delle divinità che adesso vi presentiamo e vi diamo con la possibilità ovviamente hanno anche un suo splendido cofanetto perché anche queste le possiamo eh, portare le portiamo con l'immagine di questo cofanetto cioè l'immagine la scelta di questo cofanetto che eh, perfettamente identifica il luogo dove potranno essere conservate tutte all'interno di queste parti eh, di questi oblò ehm, quadrati con i suoi distanziali con una piccola leggenda delle divinità, pratica perché viene inserita, ma dove poi voi potrete approfondire l'argomento. E allora fortuna. Le leggiamo insieme, eh? se no uno fa sempre la parte a ah, che bravo, le conosce tutte, no? E invece utilizziamo anche questo aspetto, non lo leggiamo assieme, Jupiter, la Salus, la provvidenza, la fortuna, eh? Eh, la pace, la Pax e poi ancora, scusami, io le giro in questo senso, così le andiamo a leggere, eh, Minerva, la vittoria, eh? la liberalitas, la provvidenza l'abbiamo citata, tutte delle virtù e delle divinità, il genius, eh? sono immagini che troviamo eh, nelle diverse effigie. Allora, la proposta, attenzione, anche questa è già una collezione completa, è già una collezione completa, il volto dell'imperatore lo ricordiamo e sul retro le differenti, differenti, un verso immagini, immagini, le, le, le caratteristiche, le sembianze delle divinità dell'antica Roma. Siamo mediamente nel secondo secolo, attenzione, nel terzo secolo dopo Cristo, mm, mediamente, ehm, 8 monete in argento 8 monete in argento. Attenzione Enrico. Senza ancora far comparire una stellina, la proposta numero 2 dovrebbe essere e a sforzo abbiamo mantenuto i 1200 euro di proposta, eh, nice eh, Greca. Eh, diventa la vittoria in Roma. 1200 euro proposta numero 2, eccole qua. Ma attenzione, cioè nel cofanetto il regalo ci mancherebbe, attenzione perché collocando, mettendo. Guarda che bello il volto dell'imperatore! Una stella, vi dico, anche in virtù: guardate, la stella non è qualcosa che abbiamo preventivato prima, eh? la sta componendo adesso Enrico. 1000 euro, scrivi Enrico, mille euro, eh? scrivelo e poi con calma inseriscilo. Per le persone che sono all'ascolto, uso il plurale perché veramente eh, se no poi qualcuno si sente escluso, a mille euro, immaginando che abbiate oggi scelto tante cose dicendo guarda di questa veramente Bolaffi ti fa mille euro. Grazie Enrico, offerta tv, adesso dovrei mettere la data in diretta, mille euro anche per questo mille euro anche per questo e sono sicuro che Bolaffi finora, penso, ma non perché non, non all'altezza ci mancherebbe, anzi lo ripeto, per me è un onore essere giunto in Bolaffi, ma forse non abbiamo mai sottolineato in modo così esplicito l'unità di misura possibile per pagare nel tempo le monete romane, le monete greche. I, quei capolavori dell'umanità nella storia e anche nei metalli, l'abbiamo detto che il bronzo si è meritato e gli argenti sono meritate le mostre dedicate eh, nel mondo, nella storia dell'arte, sempre, sempre essere giunti a questa, a questa visione così, eh, magari non, non, non recepita da parte del nostro pubblico come grande opportunità. Un conto è dire, ma se sì, la pagate un po' per tempo, un conto è dire, guardate che a 50 euro al mese si può pagare, anche meno. Ed ora in poi saremo ancora più precisi, se vorrete, nelle unità di misura per segnalarvi questa opportunità. E ripeto, non c'entra niente avere i denari o non averli, sono scelte. Ma quante volte si dice, scusa, ma io queste potrei pagarle tutte, ma perché? Mi tengo un po' i denari eh, e, e vado puntualmente a esplicitare quello che faccio un po' per volta, avendo già eh, il, tra le mani questi tesori, perché sono letteralmente dei tesori. Grazie. Allora, continuiamo signori, procediamo. Abbiamo visto, eh, ce n'è ancora una, eh, anzi facciamo una carrellata. Abbiamo mostrato di eh, eh, senza fretta, l'Antica Roma l'abbiamo vista. Di Antica Roma io posso ancora darvi un argento che viaggia da solo. Lo vediamo, è una moneta di alta qualità. L'altra è una buona qualità, quelle che abbiamo visto, le otto monete. Quella che adesso vediamo è di qualità alta e viene presentata da sola, ecco le due differenze. Eh? Allora, quindi sullo stesso territorio parliamo eh, di Settimio Severo, eh, dell'argento di Settimio Severo, la andiamo a vedere e insieme andiamo a valutarne eh, la sua importanza. Eh, eh, la sua importanza, quindi andiamo un attimo a vedere Settimio Severo, l'avviciniamo nuovamente, eh? la andiamo nuovamente ad avvicinare così possiamo ehm, considerarla assieme, eh, considerare assieme tutto ciò che stiamo eh, offrendo al nostro pubblico. Intanto ricordiamo... Eh, grazie, allora un saluto carissimo e complimenti, complimenti, eh, lo diciamo. Eh, eh, quelle monete a mio avviso ha saputo cogliere. Io perché avrei scelto quelle otto monete eh, delle eh, divinità dell'antica Roma? Proprio perché era il punto di unione fra la Grecia e Roma. Quindi un grazie ancora eh, per la conferma giunta sulle monete. Sulle otto monete abbiamo qualche possibilità in questo caso per accontentarle dai ormai l'abbiamo detto, a 1000 euro dobbiamo mantenerle come tale, però veramente il pensiero era rivolto a chi ha saputo approfittare dicendo facciamo un dono in più, quindi grazie veramente per la scelta delle otto monete dell'antica Roma e complimenti, intanto eh, giustissimo a implementare certe scelte con certe qualità. Quindi siamo intanto a settimio severo, allora, eh, sì, la andiamo a vedere, eh, ne mostriamo anche il rovescio, la proposta che vediamo, la numero 3, è un denaro di Settimio Severo 193-211 d.C., un argento che presentiamo da solo a 315 euro. Lo presentiamo da solo, quindi lo andiamo a valutare, scusami Fede, lo andiamo a vedere nelle sue due diverse aspetti, nelle sue due diverse... Eh, facce, il dritto e il rovescio appunto, eh, ne ricordiamo, ne diamo modo, scusate, di valutare eh, il numero eh, per la richiesta che ho già esplicitato, cioè proposta numero 3 a 315 euro può comparire eh, possono comparire 315 euro eh, la proposta numero 3 193 211 eh, d.C. Eccolo, Allora eh, il dritto e rovescio quindi permettono di segnalarne anche la bella qualità a cui abbiamo fatto riferimento per studiare le monete eh, romane, eh, suggeriamo ovviamente il catalogo dedicato alle monete romane, dove si possono incontrare i dritti e i rovesci, eh, dove eh, certamente potremo anche vedere e apprezzare nuovamente la storia. Eh. Guarda, io sfogliando il catalogo delle monete romane, eh, trovo ad esempio quelle bellissime immagini dedicate, adesso ci arrivo, dedicate a Traiano e ad Adriano a cui abbiamo fatto riferimento precedentemente per i dittici. Eh? Li andiamo proprio a vedere. Quindi è in ordine cronologico per gli imperatori. Prima il gentilissimo Andrea ha scelto Traiano e Adriano e qui ne vediamo eh, proprio anche le indicazioni biografiche, dei cenni storici che poi potrete approfondire di volta in volta, Adriano succede a Traiano ehm, e quindi eh, ritroviamo proprio questo contesto. Mentre per arrivare a Settimio Severo dobbiamo superare, eh, eccolo qua, Lucio Settimio Severo 180-192 d.C. Eh, sono, eh, sono queste e andando a vedere il denaro eh, in argento troviamo le diverse varianti. Quelle che sono le dività romane viste precedentemente le ritroviamo alternativamente nelle epoche e nelle diverse monetazioni con altri soggetti, con soggetti ulteriori che potremo insieme valutare. Adesso, signori, grazie, 315 euro, ricordiamo, adesso un attimo di attenzione perché dobbiamo premiare il nostro pubblico all'ascolto con una certezza importante con una possibilità importante che è eh, dedicata attenzione alla visione esplicita di un aureo, alla visione esplicita di una moneta d'oro che voglio portare decisamente alla vostra attenzione. Andiamo a vedere, intanto io sto qui con l'orecchio un po' sul centralino perché è una giornata, è un pomeriggio pienissimo di richiesta eh. allora facciamo vedere un attimo i cataloghi Cristina, io ti faccio vedere allora, il signore da dove chiama? solo curiosità mia eh. per curiosità solo di segnale oh, un saluto a Brixia la leonessa d'Italia ci ho vissuto anche ci ho vissuto, cioè, lavoravo anche là per eh? Altre emittente televisiva e il passato. Allora, ehm, ecco qua, questi sono i cataloghi ehm, delle monete greche, eh, delle divinità greche e degli imperatori romani. Vi è un ulteriore catalogo, lo facciamo vedere, questo è molto più spesso, perché riguarda eh, le monete eh, italiane e banconote che dalla Repubblica Subalpina giungono. Ah, ehm, Cerca una piccola attenzione di sconto. Allora, per eh. tutti e eh. tre i cataloghi, cosa Allora, senti, li prenotiamo e facciamo poi un ultimissimo prezzo. Magari chiamando domani eh, con la nostra direzione, sentiamo la nostra direzione cosa fa scegliendo tutti e tre. Vediamo un attimino. Vediamo un attimino un presente che adesso, ecco, non posso indicare, ma domani lo facciamo sapere. Allora, chi fosse, guardate, sono, sono questa è un po' la Bibbia della, della numismatica, eh? Li facciamo vedere perché stanno chiamando da tutta Italia per vederli. Sono tra l'altro tutte le edizioni più aggiornate, hm? più aggiornate, quindi le possiamo vedere. Eccolo qua, eh, guarda che bello, come allora, guarda che bellezza. Eccolo qua. E qui. Eccolo qua. Bene, bene, benissimo. Perfetto. Allora, eh, sono a vostra disposizione. Allora, trattandosi di una scelta, chiaramente chiederemo alla direzione Una carezza, eh, Una carezza. E domani, scusate, domani eh, daremo esattamente il, la carezza al gentile telespettatore. Singolarmente hanno ovviamente le richieste. Sul dittico Grecia c'è cioè in dono eh, eh, il catalogo delle monete eh, greche, e in dono sul dittico Grecia insieme all'album. Eh, insieme all'album, benissimo. Allora, torniamo sì, all'aureo. Scusate, torniamo all'aureo e andiamo a vedere, anzi, decisamente adesso quell'aureo di Vespasiano che è, è, è un punto ovviamente fondamentale, importante, questo ovviamente non va a togliere nulla all'importanza dei bronzi e all'importanza degli argenti. Eh, mi date un'indicazione per favore ancora dei tre valori delle monete romane, il grafico monete.it, Enrico. Che permette, sì, che permette di qualificare, proprio leggendo le monete dell'antichità, in particolare greche e romane, questo grafico che trovate esplicitamente nel vedere quella curva che tra scisse ordinate mostra le diverse performance delle monete auree, delle monete, ecco qua, degli aurei di Roma, li vedete, e poi scendendo... Eh, scendendo ancora sì eh, gli argenti ecco qui e poi ancora i bronzi che abbiamo visto e allora Cristina per riepilogare siccome anziché sommare tre cataloghi chi vorrà eh, sentiamo la direzione, quindi domani eh, vi chiedere, faremo una telefonata a noi a voi dicendo guardate tutti e tre i cataloghi anziché il prezzo intero 1 più 1 più 1 ci sarà certamente un piccolo un presente proprio di prezzo, quindi però dobbiamo ovviamente chiedere alla direzione Bolafi, tutto questo è molto rigoroso ma è, sono, è questo che porta i 100... Eh, dal 1890 alla sicurezza Bolaffi, di avere sempre una coerenza nelle cose che presentiamo, e questo molto affidabile. Un piccolo presente rispetto alla somma eh, dei tre. Allora andiamo a all Laureo. Sì. Eh, intanto un saluto a Brescia eh, 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 e un saluto a chi ci sta chiamando. Allora andiamo, andiamo un attimo a valutare insieme, perché questo fa parte eh, veramente della della possibilità di, di darvi eh, queste collezioni, di farvi entrare nel mondo, di farvi diventare nuovi collezionisti. Eh, di farvi diventare nuovi collezionisti. Allora, andiamo sull'aureo, basta, adesso dobbiamo parlare veramente di, eh, di monete, se no veramente, finora abbiamo parlato di questo. Eh. Benissimo qua, benissimo, benissimo, benissimo. Allora, vediamolo. Allora... Attenzione, siamo di fronte all'importante eh, all aureo di Vespasiano, 71 d.C., 30%, 30 di qualità, oro signori, oro, oro, oro. Se abbiamo i dati, Cristina, e vuoi chiamare te? Come vuoi, perfetto, bravissimo. Tempo reale. Mamma mia, siamo monitorati eh, dalla nostra direzione, grazie, perché prontamente riusciamo a porre subito, a darvi subito risposta alle vostre domande. Allora, attenzione: qui ovviamente parliamo di un'opera rarissima, di un'opera, di una moneta. Per me, è sempre opera d'arte, di una moneta rarissima. Eh, di una qualità assolutamente importante, di un certificato di qualità Bolaffi che la eh, esprime e qui, eh, sì, e qui, ok, perfetto, non, eh, di un certificato di qualità Bolaffi che prontamente la esprime e che tra brevi vi, vi andrò a mostrare. Eh, il mercoledì pomeriggio sta diventando veramente un appuntamento interessante perché c'è molto dialogo con il nostro pubblico. Devo dire, ci sono tante chiamate e di questo mi fa immenso piacere. E siamo solo agli inizi, signori: eh, perché mi troverete ogni mercoledì, sarò con voi eh, e saremo con voi perché non vi. voglio rammentarvi, anzi, proprio le diverse. Eh, Trasmissioni del nostro palinsesto. Ma adesso andiamo con ordine, non divaghiamo, concentriamoci proprio sull'importanza. Eh, sì, nuovo telespettatore? No, no, di ci conosce perché ha salutato. Benissimo, eh, benissimo, grazie, anche saluti a Lorenzo, saluti ad Andrea. Certamente, i nostri telespettatori eh, si ricordano benissimo anche chi ha il telefono, quindi grazie sempre per le vostre ehm, l'attenzione e le vostre chiamate. Allora, vediamo eh, un attimo anche la possibilità di valutare quest'importante eh, momento dedicato all'aureo, dove quel 30% se perde qualcosa a livello di percentuale, visto i circa 2000 anni eh, di storia, ne guadagna in storia stessa. Quindi quello che per una moneta del 900 il 30% è un'indicazione media. Per una moneta, un aureo di Vespasiano, eh, abbiamo visto di poco dopo eh, l'anno eh, zero, eh, chiaramente eh, è un valore aggiunto incredibile, incredibile, incredibile. 30% di qualità dichiarata. La fotografia del certificato di qualità Bolaffi è proprio quella che stiamo esattamente vedendo, cioè è proprio la moneta che stiamo vedendo, anche perché. Nella somiglianza del, dei volti dell'imperatore, che poi avevano in realtà anche dei cambiamenti nel percorso storico, cioè cambiava anche l'effigie, poteva essere realizzata con barba o senza, cioè c'erano anche delle differenze per lo stesso imperatore, ma quello che diventavano veramente diversi erano i rovesci. C'è chi colleziona volti dello stesso imperatore, cioè monete dello stesso imperatore, con le varietà dei rovesci. Ecco perché su quelle otto monete romane abbiamo voluto sottolineare la, sua, la loro importanza e la varietà. Ha un doppio significato collezionistico, eh? Un doppio significato collezionistico. Allora, 30% di qualità. 69-79 d.C. il rovescio rappresenta la equitas, l'equità, cioè l'imperatore che è infuso della divinità, eh, in questo caso nella rappresentazione della virtù, diventerà poi la virtù del, eh, nel, nel cristianesimo, comunque diventerà un qualcosa di giustezza e di giustizia, è la equitas dei romani e stante a sinistra tiene una bilancia con la mano destra e uno scettro, sempre lo scettro con la sinistra. La zecca è quella di Lugdunum, che, signori, attenzione, Lione. Che è lione, eh? Vedete come è e qui l'impero romano eh? già batteva moneta anche in quelle zecche, in quei luoghi importanti. Pensiamo anche all'ispanico, eh, l'importanza della penisola eh, dell'attuale dell Spagna. Della, eh, della penisola dell iberica, anche eh, degli imperatori romani, addirittura l'imperatore no? conosciutissimo. Nacque e trascorse gran parte della sua vita prima di essere nominato imperatore in, in Spagna. Allora, ehm, adesso eh, la richiesta, la richiesta signori su un oro del 30%, un euro di Vespasiano. In questo caso, attenzione, siamo esattamente nel 71 d.C., tutto bene, Cris? Perfetto, nel 71 d.C. Eh, scusami solo con curiosità, Brescia Città o Brescia Fuori? No, lo Ah bene, sì, 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 sì perfetto, 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 perfetto. Sì, Battista ci ha dato i dati. Grazie Giovan Battista, un saluto, eh, volevo salutarle e complimentarmi per la sua scelta eh, di, di, di conoscenza sui cataloghi eh, Bolaffi. Null'altro non andiamo a indicare altro. Privacy come sempre, ma pensino che eh, pensate che... Eh, avevo fatto un corso proprio a Brescia legato alla storia della cristianità e il mio insegnante mi disse che eh, gli, eh, la guarnigione di stanza ehm, nel, nel momento in cui Cristo venne crocifisso, è storia, eh, era siccome eh, in quel momento era un luogo, un focolaio molto pericoloso, vennero mandate truppe fedeli, che giungevano da una legione, erano prese da una legione quartierata a quartierata cioè tra Brescia, a Brescia e Bergamo. E eh, i soldati romani di stanza eh, eh, sotto Tito eh, in Palestina. Avevano eh, proprio origine, cioè erano, erano eh, truppe fedeli, diciamo, quindi mandate proprio dall'Italia, eh, dall anche se il termine è un po' diverso, eh, e giungevano da quei luoghi. E pensate come la storia va a toccare le nostre città, le nostre, ehm, la nostra tradizione, ma anche un etimo così importante. Allora, richiesta sono 11.000 signori, eh, 11.000 euro, adesso esattamente vi do il valore esatto all'euro, all lo devo leggere perché so 11.000, ma esattamente sono 11.385 e la proposta numero 4, 71 d.C., oro al 30%, oro al 30%, scusate. Oro, punto. 30% di qualità della moneta. Non confondiamo perché l'oro eh, era su valori ovviamente eh, molto più alti. 30% intende la qualità, lo stato di conservazione alto della moneta. L'oro aveva ovviamente una qualità ben più alta, eh, questo è questo ovvio. Gli imperatori si utilizzavano eh, un oro di, di grande pregio. Eh, anche se cambiò poi nel tempo come percentuali ma qui siamo sulla grandezza eh, della romanità specialmente in questo momento storico specialmente sotto Vespasiano primo imperatore di famiglia non patrizia fu addirittura originava nella piccola borghesia ma uno tra i più valenti comandanti durante il regno di Claudio e di Nerone grazie Cosa hai fatto Cristo? Ho visto un gesto. No, tu devi essere dispiaciuta. A stasera, signori, continueremo fino alle 21, perché abbiamo comprato lo spazio successivo. Non è possibile. Eh? Allora, va bene, va bene. No, alle 20 regolare. Eh? Importanti incarichi di governo e, e attenzione: una candidatura che è emersa negli ambiti militari ma addirittura ha riconosciuto, fu una candidatura che mise d'accordo tutto. I militari, che avevano un forte potere, ma anche il Senato, insomma tutto quello che era l'importante um, um, diciamo, intelligenza e anche nomenclatura uh, dell'impero romano. Ricordiamo che uh, l'anfiteatro Flavio, ergo il Colosseo, Uh, inizia con Vespasiano, ma poi verrà, verrà ovviamente successivamente completato. È comparsa la scritta: l'indicazione sì, te la chiedo ancora una volta per favore per l'aureo di Vespasiano. 30% di qualità la moneta oro, 11.385. La proposta numero 4. Mm. Come vedete, il pubblico del mercoledì non sarà assolutamente considerato di minore importanza nella fascia pomeridiana fino alle ore 20. Quindi avremo, anzi insieme se avrete piacere andremo a percorrere quelle vie un po' meno battute nelle consuetudini importantissime delle nostre trasmissioni. Andremo a scoprire delle sottili differenze in certe scelte che vi andremo a proporre. Adesso io faccio un passo ulteriore, un passo un po' ampio e lungo, ma perché ho una moneta. Napoleonica, par... andiamo per ordine: sapete, non è, eh, ormai lo sanno universalmente, che Bolaffi sta giocando sul campo, sta mettendo in campo l'artiglieria pesante, eh, ma non per far del male, per far del bene, quindi rivolta in senso buono, di una collezione importantissima di Marenghi. La stiamo annunciando, l'ha annunciato per tempo Lorenzo: eh, sta arrivando qualcosa di importante. Marengo che diventa la moneta europea, no? Qui stiamo tanto a dibattere su euro, non euro. Il problema non è la moneta unica, il problema può essere stato dei valori eh, di entrata eh, sull'euro. Però non andiamo a, a sindacare, cioè un, è un altro argomento, o un argomento che andrà speso poi in altre occasioni. Allora, il Marengo, moneta europea. Noi abbiamo un Marengo di Napoleone che si esprime in franchi, 20 franchi, 20 lire, e il valore equidistante nel momento in cui Napoleone era d'Italia, perché il Marengo ha lo stesso peso, la stessa quantità d'oro, i 21 mm che sono la stessa dimensione. Quindi è una moneta di scambio internazionale. Noi diciamo europea, non, 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 sarebbe, non è, veniva accettata anche in altri luoghi, ve lo dico fri, sinceramente, eh, nei, più giovani Stati Uniti eh, veniva accettata anche in Russia, che sì, è Europa, ma in realtà si videro sempre un po' di là un po' di qua, un po' tra Asia e un po' tra Europa. Vabbè, Pietro il Grande poi pensò di farla diventare più europea. Comunque, ecco il marengo di Napoleone ed eccovi la possibilità. in oro, attenzione, eccolo qui. Signori, quello che vi diciamo con frequenza la scelgano per tempo, la scelgano per tempo. Tra l'altro la bellezza di questo volto. Lo stato di conservazione di questa moneta, ebbe, ebbe, ha il suo perché. Non voglio ogni volta trovare questo argomento, ma quando ne abbiamo alcune ci permettiamo di sceglierle per portarle alla vostra attenzione. Eh? Allora, eh, il, ehm, lo stiamo vedendo, lo indichiamo, attenzione! Questo è impero francese, perché eh, vedrete sono i 20 franchi, 1812, Napoleone, in oro. Attenzione, la richiesta, se vado a vedere, ecco rovescio, la richiesta è di 945 euro. 945 euro. Se noi andiamo a vedere il rovescio circolava tranquillamente anche in Italia, era beh, eh, nel 1800 la battaglia di Marengo, Spinetta Marengo, eh, oggi Spinetta Marengo, la battaglia di Marengo, e questa moneta porta il 1812 come indicazione, 20 franchi eh, impero francese. La proposta è esattamente... Numero 15, abbiamo due chiamate. O tre, eh? dico due perché poi arriva sempre. In sono tre in realtà. Non posso però garantirvi. In questo caso, lo stesso anno, qualità analoghe. Io ho scelto questa. Mi piaceva. Eh? Mi piaceva. Eh, ma attenzione, dove scegliete in Bolaffi, scegliete bene. Eh? Non vorrei essere frainteso. Eccola qua, era la sera battaglia di Marengo, eh, perché fu una battaglia ep epocale, vi furono poi degli sviluppi, anche l'idea stessa della Croce Rossa, la stessa, eh, si svilupparono veramente delle, delle, come Solferino, eh, battaglie altro momento, eh, lì si parla di altro momento, però vi furono delle battaglie importanti, epocali eh, di grande, grande importanza. Allora, 945, ma attenzione, accanto... Ho una moneta in argento che, attenzione, non è poi così facile a trovarsi. Io con voi vorrei fare un po' l'investigatore, andremo insieme a scoprire, faremo un po' gli Sherlock Holmes, di unità di misura di monete che non sono eh, facilmente riscontrabili. Se avete piacere di seguirmi, andremo insomma a variare dei limiti del possibile. Allora, la andiamo a vedere perché poi eh, abbiamo ancora altre cose da mostrare. Questa, guardate la sua grandezza. Attenzione, i 20 franchi, ma vengo francese, eh, è una misura, un'unità di misura che conoscete bene. Molte volte dite, ma Io vorrei la misura. Ecco, ci sta dentro, nelle richieste, e poi oro. Mm. Ma questa più grande, attenzione, è intanto italiana. Sono due lire con l'immagine di Napoleone Napoleone Liberatore e re. Ed è addirittura dell'anno prima in Italia, eh? addirittura dell'anno prima in argento, ha la sua patina. Quello che vedete non sono delle infrazioni scavato, scavato, eccetera, bucata, forata, è la sua patina, lasciatela così. Il bello della storia è questa. Ve la do a 390 euro. Bolaffi, quei famosi 390 che oggi è la cifra chiave da confermare. Oggi è il jolly da confermare. A tre, ve la do, Bolaffi ve la offre. Eh. 300, io con piacere eh, accompagno questa richiesta. 390 euro la proposta numero 14. Regno d'Italia 1811. Allora... No, 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 sto parlando di questa moneta 1811, di questa moneta a 390 euro. Vediamo un po' di cosa si tratta eh, parlando eh, delle due lire d'argento. Allora, vi era il 40 lire, parliamo di quello italiano, vi era il 40 lire che era il doppio, eh, che era il doppio eh, Marengo, mm? il 20 lire, l'avete visto adesso? Vuoi quello italiano, vuoi quello francese? Vi ho mostrato quello francese. Eh? E abbiamo eh, il 5 lire in argento, sempre con eh, Napoleone, eh, imperatore e re. Vi sto dando quindi la scala eh, degradante o digradante dei diversi valori. E poi come seconda moneta in argento per importanza abbiamo il 2 Lire. Eh? Il, ecco qua, Dio me l'ha data, guai a chi la tocca. Signori, attenzione: facciamo una dichiarazione insieme, Enrico, tu alla regia, dandomi modo di vedermi. Eh, allora, c'è un valore aggiunto allora, nei Marenghi, di, di importanza direi globale, nelle, abbiamo già visto. Abbiamo già visto anche le qualità del, dei metalli o delle leghe, ma abbiamo già visto come anche il bronzo abbia la sua importanza e vi è un valore aggiunto che qui compete a Napoleone Bonaparte. Chissà perché per identiche unità di misura, ovunque, Napoleone Bonaparte spunta sempre più attenzione. Chissà perché lo sapete. Le testimonianze di Napoleone hanno una grandezza fortissima sono richiestissime, quindi mettano sul peso della bilancia della vostra valutazione, che sia di testa, che sia di pancia, come si vuol dire, cioè emozionale, e va bene comunque, le due cose vanno insieme. Bolafi vi permette questo, di avere l'emozione, ma anche sull'emozione dire però è stato giusto, l'ho fatto bene anche razionalmente, mettano il valore aggiunto di Napoleone, a 390 euro lo vediamo, lo vediamo, lo vediamo. A 390 euro. Allora, intanto, Napoleone, imperatore e re, regno d'Italia, eh, le due lire, la testa nuda. Adesso le confronteremo anche assieme. La testa nuda, che è orientata verso destra, è eh, in basso, nel famoso giro che vedete, la data, il segno di zecca, il lume. Ad olio e la lettera identificativa della zecca sul rovescio, sul verso, eh, lo stemma col padiglione coronata, coronato. Vedete, vi sono le alabarde, così chiamate decussate nell'araldica, l'aquila a volta sinistra, le ali sono spiegate. Lo stemma non ha il collare, il collare dell'annunziata o dell'annunciata. Eh. Ma bensì, è qui, signori, è stato esportato alla Francia. Vi è lo stemma del collare della Legion d'Onore. Nel giro sempre la leggenda due lire, argento 900 il titolo, 28 mm, abbiamo visto 21 il Marengo, 28 mm, 10 grammi. L'anno di emissione va dal 1807 al 1814. Tienimela ancora un attimo perché. Ricordiamo anche una cosa, eh? abbiamo detto che questa è del 1811, qualche chiamata ma non sullo stesso anno. Mm? E allora mi piace ricordare una cosa perché eh, qui si sceglie sì la moneta ma si sceglie la passione storica che sta diventando qualcosa di esponenziale si sta tornando a studiare la storia anche presso i giovani e questo mi fa immenso immenso piacere allora correva l'anno 1811 in maggio gli inglesi sconfiggono l'esercito francese in spagna e, eh, e qualcosa cambia, eh, qualcosa mu si muove mm. e eh, la Francia si appropria dei territori del duca di Oldenburg, genero dello Zar, e la rottura dei rapporti con la Russia è dunque inevitabile. Stanno avvenendo delle battaglie, eh, sta succedendo qualcosa che muove eh, verso nuovi, eh, nuovi orizzonti. Proprio in quest'anno. La Francia muove verso la Russia, mentre l'Inghilterra ottiene le vittorie, che sono va bene, da segnalare, ma che comunque non saranno risolutive nel panorama, nello scacchiere eh, di quel momento storico. Scusa, mi stavo eh, muovendomi perché è qui sono sulla, è sul, sul risico del nostro tavolo. Sul risico. Allora andiamo avanti. Qua signori mira qua, il marengo di Napoleone in Francia, 900. Chi dice "Vorrei investire in monete d'oro bene, ma mettano quel valore storico. Le mettono su qualcosa di importante, ergo Napoleone. Dai, andiamo a far vedere qualcosa di singolare". Allora, gli amici eh, milanesi, facciamo un attimo una carrellata di tre monete, anzi di due monete per Milano, le andiamo a vedere. Ci sono, ricordino signori, quei due presenti Angolo, angolo, semplicemente me l'avete chiesti, Cristina. Eh, arriva lei in sedice. Eh, lo stesso La Monica, lo stesso, dicono Alessandro, ma è tutta la mattina che rispondo, che parlo con persone che vogliono dei regali perché adesso cominciano le crespe, perché c'è un matrimonio, perché hanno dei nipoti. Ma ben venga, hanno dei figli, ma ben venga. Eh, allora io ne ho portate due a meno di 50 euro con questo, non voglio ridurre a poca, a poca cosa, ma può accadere che magari per un'ipotesi spende molto di più, ma può accadere che io voglio fare un presente, sai, non sono direttamente imparettato, mi hanno invitato, vorrei il dollaro d'argento, che costa cosa costa? 69 euro il dollaro d'argento, quindi più dei 50 il dollaro d'argento 2015 di Silver Eagle, che come viene coniato, non va in circolazione perché viene comprato nel mondo, che è una, una sberla così di grandezza di moneta, tutto in argento con alto titolo. Scusate, mi sono permesso di aprire e chiudere questa vetrina e magari lo pagate anche in due volte. E magari anche in due volte, ma perché così vi viene voglia di pagarlo in due volte, no? E può essere un'idea. O pagate con carta di credito. Ecco, eh, dici guarda, non me lo debitano subito, ah beh, mica c'è nulla di male. Ho visto i più influenti collezionisti che lesinavano, dicevano, mi conviene pagarlo dopo dieci giorni così non smobilito nulla. Anche se poi tante chiamate sono arrivate dicendo era meglio se toglievo e smobilitavo e le compravo prima e le compravo prima. Allora, grazie. E quello a 69 euro, grazie Enrico, benissimo. Andiamo a vedere per gli amici di Milano, ma perché una, una persona che sta a Napoli, a Roma, eh, un collezionista, un appassionato che sta eh, a Palermo non voglio... Eh, a, a Trapani, eh, a Catania, non può forse scegliere, a Firenze, a Torino e venite nei nostri negozi a trovarci. Se Bolaffi aprirà un negozio a Palermo chiederò gentilmente datemi le telecamere e voglio andare nel negozio di Palermo. Eh, datemi le telecamere, cioè le telecamere per fare le trasmissioni, eh, perché qui sentirei la mancanza, eh, non le telecamere di controllo, quelle servono ovunque. No? servono ovunque quelle. Allora, andiamo a vedere perché ho portato intanto ehm, una... Ci sono palati sopraffini oggi, quindi vi faccio rivedere una moneta che forse vi è sfuggita alle ore 17 che eravate ancora un pochino in rodaggio. Eh, allora questa è ehm, la siamo attenzione intanto siamo nel Ducato di Milano la doppia Filippo II di Spagna la doppia di Milano è una moneta di 1500 in oro a 3600 euro quindi breve mediolanum vedete l'iscrizione e poi accanto il governo provvisorio di Lombardia splen quello splendido 40 lire adesso lo inquadreremo All'80% di qualità, no, no, senza freddo, è una carellatina eh, Governo provvisorio Lombardia. Sì, gli amici di Milano vedranno magari più facilmente Lombardia, poi vedranno anche molto belle le altre. Eh, eh, eccolo, eccolo qua, 40 lire italiane, ed è il governo provvisorio di Lombardia, 1848 oro all'80%, no, devo. Devo indicarlo meglio. Oro, governo provvisore Lombardia. La moneta è al, all'80% di qualità. La moneta è all'80% di qualità. 8.190 euro. Le cinque giornate di Milano. Gli austriaci che vengono cacciati l'inizio quello sarà una molla sarà una molla incredibile per portare la prima guerra di indipendenza per muovere eh, il regno di sardegna per immaginare che il regno di sardegna che piaccia o non piaccia eh ma poi piaccia o non piaccia è questione storica ormai abbia modo di muovere eh, di, di, con, eh, con carlo alberto eh, di iniziare, Dio lo vuole signori, il famoso 48, è successo un 48 in Europa, no? eh, le rivoluzioni che nascono dal basso ma anche da tanta intelligenza, eh, tanto mondo di letteratura e anche di politica, ma politica fatta dal popolo, ecco che eh, le, le giornate di Milano questa chiaramente, una signori attenzione sono, Stati realizzati perché rimase in carica per quattro mesi, quindi attenzione, questa è una, è una rarità assoluta. Eh, perché ne vedono coniate 5.875 esemplari, dal 1848 al 1948, al 2016, ne è passato di tempo. Quindi gli 8.190 euro calibrati come solo Bolaffi sa fare, perché tutta una ragione d'essere, vi mettono in pace e in chiaro, dicendo: a questo prezzo non posso che migliorare di una bellezza. M, la zecca M di Milano, la, 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 mi fai vedere la bellezza di quell'Italia libera, eh? è stato sparso sangue. Non lo ricordiamo più, è passato tanto tempo dal, da quello che è stata l'idea dell'Italia del risorgimento, eh, delle guerre di indipendenza. Dobbiamo ricordarle, dobbiamo ricordarle. È stato sparso del sangue per dire Italia libera, Dio lo vuole. Guardino quel, il panneggio, la freschezza, ecco, l'80% di qualità di quella moneta. Eh, lo vedano veramente, signori, lo valutino sinceramente. E attenzione: guardate, una cosa bellissima, lo devo dire, poi mi vai sull'argento del galeone spagnolo perché è da brivido. Eh? Sembra di vedere il Pirata dei Caraibi eh, in versione di, eh, di un altro tempo. Però allora, allora dopo una cosa, lo segnalo. È bellissimo, guardate che l'unione fra eh, chi conoscete, i nostri funzionari, i vostri consulenti è una cosa assolutamente in piena armonia. È capitato un paio di volte che alcuni hanno detto, ma sai lo chiedo tanto, lo chiederò poi al mio consulente, quello che conosco, vero e proprio amico. Va benissimo. Signori fate una cosa. Siccome è capitato ultimamente, da quando sono in Bolaffi, da poco tempo, ma sto cercando di, eh, di aggiornarmi il più possibile, che due o tre volte è capitato dicendo ma sì, tanto domani, sai, lo chiederò e domani quella moneta non c'era più. Tanto con la conferma è una conferma in visione. E se voi lo chiedete, eh, e se ce lo permettete, sarà il vostro consulente di fiducia a portarlo. Quindi non stiamo eliminando nessuno. Eh? Mi raccomando, perché mi è capitato tre volte recentemente, ho visto che, che è capitato così e tre volte diciamo ma sai tanto domani telefono, poi dopo domani e la moneta non c'era più. Quindi mi raccomando, e la nostra è una, è una, è una forza, permetterci questo, che non esclude nessuno né vi fa aggiungere passaggi supplementari come costi, ma che rispetta perfettamente eh, le persone che conoscete. Se ancora non le conoscete per noi sarà un piacere farlo. Eh? E, e magari se vorranno un giorno gli dedicheremo un piccolo spazio, ma nemmeno piccolo, dove sarà il mio piacere intervistare i nostri consulenti, i nostri funzionari. Eh? È bello farvi vedere il mondo Volafi perché è fatto veramente di tante belle realtà. Allora dai eh, andiamo avanti, andiamo a vedere. Eh, ecco sì, abbiamo, non abbiamo potuto farlo a meno di chiamarlo col suo nome. Perché l'argento degli abissi è letteralmente quello il suo nome. Non era stato chiamato così in origine, perché non si sapeva che quella nave naufragasse quando, dal Messico, doveva portare due reais d'argento per ogni moneta ai coloni americani per aver modo quindi di appoggiarli nella battaglia e nelle guerre, eh, nella guerra di indipendenza americana naufragarono forse i pirati eh, nel 1700, forse eh, i corsari, gli ultimi pirati che, che comunque esistevano, eh, letteralmente erano in piena attività, forse una tempesta. Allora state vedendo, signori, quel, eh, quell'importante eh, moneta dedicata all'argento degli abissi, così l'abbiamo chiamata, Carlo III di Spagna, XVIII secolo, ritrovata eh, da, da un peschereccio nel 1993 a 50 miglia a sud della Louisiana. Alcuni pescatori, pescatori lanciano queste reti, rimangono impigliate delle monete, nelle loro reti da pesca, delle monete d'argento a 300 metri. L'equipaggio aveva scoperto un tesoro di monete d'argento. Appartenevano al brigantino militare spagnolo il Cazador, il cacciatore, il Cazador, el Cazador. Eh? E, ehm, e Fu ovviamente qualcosa che venne poi nel mondo richiesto. Chi conosce i dollari americani ricorderà che la, il primo dollaro porta un effigio, e Dice: Ma come? Una moneta spagnola? Porto un'effigia spagnola e tornando a quel percorso fatto di maggiorazione di importanza di collezione, questa dovrebbe essere legata da chi colleziona dollari americani. Questa dovrebbe essere legata a chi ha la passione per le monete d'argento. Signori, qualcuno dirà: sì, però quel volto di Carlo III è un po' vissuto. Provino, signori, a stare. Eh, due secoli sott'acqua, eh? non va a merito della moneta perché questa moneta ha un'origine, questa moneta ha una consapevolezza, questa moneta ne conosciamo la provenienza. Eh? Ne conosciamo la provenienza. Quanto costa questa moneta, Cristina? Così vediamo se sei attenta. Ehm, per il 139,15 e eh, allora ti do un bel 9, eh? eh, brava. Allora. 139,50 euro, non vogliamo 140 euro, 139,50 non vogliamo 140 euro, un argento settecentesco signori, eh, lo comprate senza immagine, un argento del settecento lo comprate senza immagine a questo prezzo un carlo III del eh, un Carlo Settecento e sembra di parlare di un mobile spagnolo eh, e qui una moneta d'argento che vi dà ancora più facilità la moneta la mettete a parte della TV, la guardate la apprezzate la ammirate non vi occupa chissà quale spazio per dover chissà mettere cosa abbiamo qualche chiamata tramite Whatsapp anche Cristina mi fa piacere Benissimo, allora, allora, avanti signori, adesso è il momento, adesso è il momento, avanti signori, adesso è il momento, proprio quando cominciano a dire ma sai adesso devo preparare la cena, adesso riuscite a scegliere e a fare le vostre richieste, e a fare le vostre richieste. Benissimo, mi fai una carellata muovendoti liberamente tu caro, ehm, caro Federico, caro Enrico, eh, sulle diverse monete, così le leggiamo. Io però parlo, sto con voi signori, eh, sto con voi, le andiamo a vedere, eh, le, le passiamo proprio in rassegna. Parlo piano perché sono tutti al telefono in questo momento. Sono tutti al telefono. Eh, mi dai un ordine eh, di, di tempi, qualcosa? Ah, va bene, le vediamo in carrellata, sì. Muoviamole senza bisogno di scritte. Eh? Muoviamole senza bisogno di scritte, Enrico. Fa una car carrellata fluida, le passi in rassegna, senza scritte, le indico io. Qui siamo nell'antica Grecia. Eh, questa non può essere più confermata perché appartiene ad Andrea. Eh, si mette nell'estate tesa quando troveremo moneta analoga, e chissà quando. Qui siamo, vedete, in America, è stata affiancata, ma se, perché c'era una richiesta legata a un dono importante da fare, il Silver Eagle, Eagle del 2015, la moneta del 2015. Andiamo avanti, vediamole. E poi abbiamo parlato ancora di Grecia. Praticamente stiamo pensando in questo momento a chi ci segue dall'inizio, ma anche a chi è rincasato nell'ultima mezz'ora e vuole vedere le possibilità di conferma. Qui abbiamo un dittico, possibile confermarlo, con Apollo e con. Questo è il rovescio invece di, eh, di Poseidone eh, dittico. Poi andiamo avanti, eh, vediamo eh, la possibilità di un'atena. Una è stata scelta da Andrea, ne avevamo ancora un'altra, questa è di Andrea, ma potete sceglierla. È eh, un'altra, ovviamente, non la stessa e poi abbiamo eh, Settimio Severo e poi vediamo l'aureo di Vespasiano che adesso passa davanti ai vostri occhi questo rovescio dell'importante aureo di Vespasiano a poco più di 11.000 euro poi andiamo a vedere le successive le passiamo in rassegna anche se non le abbiamo viste finora perché possiamo invitare a confermarle vediamole sì eh, queste qua proprio andiamo a vedere queste che sono le otto monete se ancora le, le ha in memoria il nostro Enrico a mille euro abbiamo fatto un prezzo speciale che lo manteniamo per questa trasmissione. Un caro amico e bravissimo collezionista le ha saputo approfittare. Alcuni si sono poi aggiunti, li ringrazio, hanno avuto modo di ringraziare tutti. Eh, anche da Bergamo, grazie. Le divinità dell'Impero Romano. 8 denari in argento. 8 denari in argento, le passiamo in rassegna, grazie. Ale ah, stiamo passando in rassegna, bravissimo, bravissimo. E stiamo passando in rassegna, lo possiamo anche scrivere Enrico se vuoi, otto denari in argento, questo sì, con mille euro di proposta anziché mille due, le divinità, una differente dall'altra sul rovescio, perché sotto le otto grandi divinità dell'impero romano, le divinità romane, è quelle più a loro dedicate, grazie. Poi andiamo a vedere, eh, passo successivo, vediamo un po' cosa abbiamo sui nostri espositori. Abbiamo il eh, Regno d'Italia, Napoleone Bonaparte, Napoleone I, Re d'Italia, Regno d'Italia, le due lire in argento. Qui vi indico il prezzo perché mi chiedo cosa state attendendo a 390 euro e poi quel bel marengo francese, ma sapete denaro di scambio in tutta Europa con il volto, l'effigie di eh, Napoleon, eh, Emperor eh, Napoleone I, Napoleone Bonaparte, 20 franchi oro a meno di 1000 euro, a 945 euro del 1812 del 1812. Andiamo ancora avanti perché siamo in carrellata, certo, 15 minuti sono sufficienti per ogni richiesta che volete fare. Prego, andiamo avanti, cosa abbiamo laggiù? Enrico, cosa possiamo vedere là? Eccole qui, adesso andiamo a vedere perché abbiamo dedicato a Milano, poco fa l'abbiamo dedicata, ma vediamo anche uno zecchino d'oro della Serenissima, ancora non presentato zecchino d'oro siamo nel settecento anche in questo caso XVIII secolo questo è niente proprio di meno che chi poteva essere a incoronare eh, il doge è San Marco Leone di San Marco, Leone di Venezia San Marco in persona incorona il doge eccola qua di fronte ai vostri occhi e allora il ehm, siamo nella Repubblica di Venezia, lo Zecchino della Serenissima 1709-1722. Signori, un momento molto importante per quanto concerne anche un momento eh, economicamente valido. Beh, eh, Venezia seppe gestirsi molto bene, per poi arrivare invece ai drammi addirittura della fame patita. Eh? Eh, vi fu una poesia dedicata a chi vuole Venezia morta di fame eh, esatto brava sul Ponte Sventola bandiera bianca chi era il poeta? Manin brava Cristina per quello l'ho scelto per tu sei un'enciclopedia della letteratura italiana anche se hai, ti sei laureata in letteratura eh, americana ma eh, eh, sulle poesie mi batti io sono ancora Rio Bo eh, allora, eh, ci siamo signori, attenzione, quindi possibilità, richiesta. Scusate perché dobbiamo pensare innanzitutto a voi, e siamo eh, per la proposta numero 11, 1350 euro. Però questo fu un momento ancora di, eh, di quiete economicamente valido, di lunga, di giusta pace, eh, ancora in questo, in questo periodo sotto. Il eh, doge eh, Corner, hm? il, eh, tre, gli anni di regno di Corner che eh, mostra il doge Genuflesso eh, con in mano una grossa croce, con la eh, benedizione di San Marco e eh, l'immagine bravissima di Gesù Cristo che vediamo in gloria con questa mandorla. Eh, di luce e stelle che accompagna l'immagine di Gesù Cristo quindi dire il dritto rovescio qua diventa un po' faticoso bellissima attenzione perché mediamente si trovano, quando si trovano molto consunte queste monete molto consumate e la prassi qui invece vediamo uno stato di conservazione grazie, bellissimo uno stato di conservazione interessante eh, decisamente interessante eh, molto buono, dai. Usiamo questo termine termini splendido, molto, molto buono, assolutamente. 1350 euro. Allora, come posso ancora contentarvi? Tieni ancora un attimo questa immagine perché voglio ancora darvi modo a questo punto di centrare. Eh, quelle me le avete confermate. Eh, quelle un passo importante, signori. Si dovrebbe fare. Eh, su, su quella possibilità che abbiamo offerto recentemente, hai eh, ragione, ce, ce n'è ancora da vedere. Allora eh, vi, faccio, vi faccio un viaggio, faccio un viaggio ancora in un più vicino momento storico è assolutamente drammatico. Ecco, queste le ho viste. Allora, un attimo solo, mi dai un anticipo, scusami, su queste due. Sì, mi dai un anticipo su queste due, ti prego. Perché eh, ci leghiamo a queste due eh, monete per poi andare in un altro luogo d'Europa. Eh, le due che adesso andiamo a vedere che vi presentiamo eh, e che magari possono richiedere più tempo di approfondimento, ma l'approfondimento potrete farlo con noi o anche col, vostro, col nostro consulente, il vostro consulente funzionario quando ve le porterà a casa. Sono talmente celebri e celebrate che è il caso veramente di apprezzarle e di dirne. Eh, di tesserne le lodi. Intanto sono due monete d'oro, ci, eh, ci ricordano quello che vuole essere una forza, una spinta italica, ma anche un periodo eh, drammatico, indubbiamente. indubbiamente. Eh, signori, per il Regno d'Italia, eh, siamo nel ventennio, Vittorio Emanuele III, il Re numismatico. Le monete italiane di Vittorio Emanuele III, che si dividono tra l'altro in quattro gruppi, in quattro periodi, sono considerate tra le più belle al mondo. Italia su Prora, le 100 lire che vedete sulla destra del vostro teleschermo e il 50 lire littore che vedete sulla sinistra del vostro teleschermo, sono entrambe a 75% di qualità. E siamo, attenzione. Eh, lo so, devo farla un po' veloce, ma eh, gli appassionati all'ascolto impiegano tre secondi per dire voglio vederla di persona, senza questo dover privarvi dell'importante dell storia di una rinascita dell'immagine italiana attingendo ai migliori secoli, eh, quelli dell'impero romano, eh, che ritroviamo queste divinità quasi delle vestali, un'Atena. Eh. Erika, un saluto, un salutissimo Erika da Torino, grazie Erika eh, per essere con noi, con immenso piacere perché eh, importante trasmissione, importante trasmissione grazie anche al tuo contributo e quindi eh, ringraziamo veramente Erika perché chi non visto eh, dietro le quinte in realtà fa un lavoro, eh, io, noi siamo la punta dell'iceberg dell ma in realtà c'è un intero un'intera parte sommersa inteso come impegno e lavoro che meritano sempre i nostri saluti quindi eh, un graziosissimo saluto alla nostra Erika grazie allora intanto e eh, alla mamma Patrizia allora andiamo a vedere ehm, diamo i prezzi e poi c'è l'ultimo e finale che sono le monete attenzione del terzo Reich attenzione siamo nel 31 quindi andiamo a coniugare due tempi diversi il re numismatico, ancora oggi si leggono i libri sui trattati dedicati alle monete. Il re che da solo, si, eh, cioè da solo era lui a presenziare e a considerare, a controllare, a valutare, a studiare ogni coniazione e ogni soggetto. Bellissime. Eh? Allora. Per il littorio, eh, per il littore, perché colui che porta il fascio littorio del 31, 1480 euro. Vedete anche l'anno scritto in numeri romani al di sotto del valore per indicare l'anno fascista. E siamo a 1480 euro soltanto, 50 lire. Mentre le 100 lire, sempre stessa qualità. Le abbiamo scelte così perché potreste abbinarle e considerare la stessa qualità. Eh, siamo a 2030 euro. Attenzione, signori, vi sono due modus operandi. Uno, l'upgrade così chiamato. Uno, scelgo una moneta, va bene, è il, è il prezzo giusto per me in questo momento. Mi dai una immagine, se possibile, è il prezzo giusto per me in questo momento. La scelgo. La trovo il 50%, va bene, mi va bene come misura, è comunque bella. Poi punto in alto, vado in alto, eh? vado a cercare i 75%, vado a cercare punto in alto, differenze le valutiamo e tutto, è un percorso. Oppure trovo un 75%, lo scelgo, in questo momento mi va bene, lo pago un po' per volta dilaziono il pagamento. Allora, anziché dire va bene, Bolafi stessa quando vi sceglie propone, sceglie monete, punta in alto, sempre, no? I 75, ma guarda, e poi stiamo parlando veramente col massimo rispetto di 1000-2000 euro, ma queste cifre che rispettiamo in cambio vi danno molto di più. Prendano quei 1000 euro, prendono una cifra base, li mettono sotto il materasso, ha senso? li mettono in conto corrente a senso, è un dato di fatto, ha senso? A fine anno ma come io non messo mille perché me ne trovo 950? E sai, c'è un costo di gestione. Non sto parlando di 10.000, 20.000, stiamo parlando di misure che permettono una sincera riflessione eh, che poi potrete estendere agli 11.000 eh, dell'aureo di Vespasiano. Eh, oppure adano però insieme alla passione storica allora io vi ho promesso una cosa lo, lo riesco a far vedere per po pochi minuti eh, ho dato anche il valore sì dei 2030 l'abbiamo vista andiamo a vedere un attimo quel, quel capitolo di storia che sono le monete che vanno dal 33 al 45 eh, e sono le monete chiamate del Terzo Reich perché hanno circolato, eh, hanno, voglio scusate, prendo proprio l'elenco, sto prendendo l'elenco. Segreto di tutte le unità di misura che ho bisogno di leggere perché non le conosco a memoria eh? perché si parla di Reichsmark 2, Reichsmark 5, Reichsfenning 1, 5 Reichsfenning, 10 Reichsfenning, 1 Reichsmark, 50 e via, scorrendo nelle varie dal 36 al 38, dal 40, lo sto leggendo eh? dal 40 al 45. 249 euro. Attenzione, il volto ci dovrebbe essere una moneta, sicuramente, vero? Col volto eh, del. Me preparato, vero? Come no? Ah, brava Cristina, va bene, va bene. Allora la facciamo. È giusto, ma come facevi a saperlo che io volevo questo? Eh, hai ragione. Allora la vediamo con l'effigie eh, del, del. Eccola qua, con l'effigie del. Dell'ultimo, per un po' poi non vi furono altri presidenti. Dell'ultimo presidente del Reich che fu, eccolo qua, eh, lo vediamo tra breve: che fu Von Hindenburg. Eh, von Hindenburg, di prussiana memoria, ja, prussiana memoria. Attenzione, avvallò eh, quel principio, eh, quella sincronizzazione dell'istituzione e della società tedesca allo spirito e alle finalità del nazismo. Signori, stiamo parlando di storia. Bene, stiamo parlando di storia. Ok, non d'altro. Eh, non eh, confondiamo eh, specialmente Bolaffi e poi l'autorità per dire: stiamo parlando di storia. Eh, sono eh, in tutto. Eh, beh, un cofanetto che vedete, vi sono anche i due francobolli dedicati al volto dell'ultimo presidente del Reich fino a 45. Anche se morì prima, le monete rimasero effigiate con questo simbolo. In altre vediamo i valori, in altre vediamo il cancellieri, anzi vediamo Hitler e, ehm, e tutta la proposta, eh, quindi le monete del terzo Reich e eh, corre, anzi eh, è un invito a una richiesta di, di meno di 250 euro, 249 euro, 249 euro, 12 monete e eh, 12 monete e 2 francobolli, 249 euro. Eh, al di là del valore troveremo anche l'effigie molto eh, significativa che l'Aquila sono monete in argento, sono monete in bronzo, sono diverse, eh, diversi, eh, diverse caratteristiche. Eh. 30 secondi, non ci faccio più a vedervi l'aquila che rivince la svastica, allora siamo qua ancora per qualche minuto, potete chiamarci, il numero che avete di sovraimpressione utilizzatelo per eh, le nostre dirette, poi c'è il numero col 300 finale che è la nostra sede, quindi... Per parlarci in altri momenti al di là delle dirette, il 300 troverà sempre risposta, il eh, 300 finale. Questo va bene invece cioè per, per comunicare, comunicare con, noi con noi quando siamo in diretta. Domani, giovedì, pausa. Venerdì, torno prima io alle ore 15, e poi eh, Lorenzo alle ore 17. 17. In vostra compagnia. Grazie alla Cristina, grazie al Centradino, tutti i nostri tecnici. Bye bye da Alessandro. Arrivederci. Grazie, grazie anche ad Andrea. Eh. Dobbiamo salutare anche lui. Grazie.